persone che sono in sala qua questa sera, benvenute le persone che ci stanno seguendo da casa e benvenuto a Mauro Villino che accoglierei con un bel applauso. Gradito ospite per la terza volta, quarta, non so, per terza conto. Di sicuro. Terza di sicuro, forse quarta del sabato sera del Centro Sociale del CDA 102. La prima volta che Villino venne qua, dalla prima volta che Villino venne qui ad oggi, Villino è diventato sempre più insomma, noto per i suoi studi, quindi questa sera non ho intenzione insomma, di ripresentare la tua persona e i tuoi lavori, perché penso che insomma, tutte le persone che sono qua questa sera ti conosceranno, avranno probabilmente anche letto molte cose dai tuoi libri, quindi sarebbe insomma, tautologico presentarti e introdurti. Quindi questa sera la mia presentazione sarà molto molto breve, ti lascio immediatamente la parola con solamente una piccola osservazione. Mauro è un filologo principalmente, un linguista, e il motivo per cui noi lo invitiamo sempre molto volentieri al CTA dipende un po' dal nostro particolare amore per la linguistica e per la filologia come strumento di ricostruzione del passato. Mauro, come a tutti è noto, si occupa della Bibbia, la Bibbia masoretica, un testo difficile da trattare perché è il punto di riferimento delle tre religioni più pesantemente influenzanti il globo terracqueo in questo momento storico, quindi l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo, tutte e tre queste religioni fanno perno in qualche modo sulla Bibbia. È un libro che, beh, per quello che concerne la Bibbia masoretica, parliamo insomma dal 500 in poi, quindi insomma un'epoca abbastanza tarda, con delle fonti che sono assolutamente incerte e difficilmente ricostruibili. E Mauro cerca di ricostruire in questo panorama così complesso quello che può esserci realmente scritto all'interno del testo masoretico della Bibbia. La Bibbia è considerata un libro sacro. In un macro contenitore concettuale, il sacro e il mito sono fondamentalmente la stessa cosa. Il mito e il sacro hanno avuto due approcci nella storia, uno simbolico-allegorico e l'altro squisitamente letterale. A parte il fatto che, come già ebbi modo di dire un'altra volta che Mauro era qua, che attribuire alle popolazioni che per prime probabilmente iniziarono la tradizione orale, dei fatti che poi vennero fermati dal testo biblico, un pensiero di tipo congiuntivo, un pensiero di tipo simbolico, è un'operazione abbastanza antistorica, ma al di là di questo, per quel che mi riguarda, è accettabilissima sia un'interpretazione simbolica che un'interpretazione letterale. Il problema di chi interpreta in modo o simbolico o letterale il mito o il sacro è che raramente ci si interroga se quello che si sta interpretando è giusto. Cioè, io, preso una frase, preso un concetto, posso interpretarlo in modo simbolico o posso interpretarlo in modo letterale, ma il punto è, siamo certi che quello che c'è scritto è quello che doveva esserci scritto in quel testo? Cioè, siamo certi che stai capendo giusto? E allora lì interviene la filologia, che è una scienza meravigliosa perché ci consente proprio questo quando il lavoro filologico è fatto molto bene, cioè ci consente di, al di là poi dell'interpretazione che vogliamo dare, ma di appurare se quello che leggiamo è effettivamente quello che doveva esserci scritto in quel testo. Fare questo per la Bibbia è complicatissimo perché, forse non tutti lo sanno, ma la Bibbia manca fondamentalmente di fonti. Questo è il grave problema della Bibbia. Inoltre è scritta in ebraico, parliamo della Bibbia masoretica in particolare, quindi quello di cui ti stai occupando te, manca quindi la vocalizzazione segnata, quindi insomma il lavoro filologico è veramente arduo, e poi dal 500 avanti, quindi insomma parliamo di una fissazione abbastanza tarda del testo. Per questo che Mauro è un ospite sempre molto gradito, perché il lavoro che sta cercando di fare lui è un lavoro inusuale per un testo come la Bibbia. È stato fatto per il mito, il lavoro filologico, quindi questo c'è scritto davvero questo, poi lo possiamo interpretare religiosamente, simbolicamente, letteralmente, ma c'è scritto questo. Per la Bibbia è un lavoro originalissimo e quindi ovviamente la presenza di Mauro per noi è sempre molto gradita. Io non aggiungo altro perché appunto sarei tautologica, lascio immediatamente la parola a Mauro, che ringrazio nuovamente di essere qui,
e auguro a tutti voi e a coloro che ci stanno seguendo da casa di trascorrere una bellissima serata. Grazie mamma. Grazie ovviamente al centro che mi invita, grazie a voi che siete qui. Facciamo così, siccome ho appena parlato del mito, questo qui è un libro che mi ha dato un accademico, che adesso ha organizzato anche un incontro che faremo in Sardegna, a Carbogna, e questo qui è insomma, accademico, Università di Firenze, dottorato, specializzato alla Scuola degli Studi di Parigi, mi ha detto guardi in questo libro lei troverà un sacco di cose per lei molto interessanti. E per quanto riguarda la religiosità romana, scrive che quello che bisogna registrare è che per l'età arcaica l'assenza totale di qualsiasi mitologia. Non c'era il mito, raccontavano cose vere. E quelle che poi dopo noi abbiamo fatto diventare mito quando abbiamo inserito l'interpretazione greca, che è quella che ha rovinato la religiosità romana e ha rovinato la Bibbia. Infatti molti rabbini sono arrabbiati di questo, nel senso che dicono appunto voi avete preso il pensiero greco, l'avete infilato dentro la Bibbia, cosa che non c'entra assolutamente niente, perché il pensiero giudaico è un pensiero molto più concreto di quello platonico e neoplatonico, e quindi interpretare la Bibbia o leggere la Bibbia alla luce di quello, insomma. Tant'è che mi viene anche in mente una cosa. Se noi prendiamo Tex Willer, un qualunque volume, quanto ci mettiamo a capire che il fumetto Tex Willer parla di uno che si chiama Tex Willer? Niente, no? Niente, ci mettiamo. Leggiamo il fumetto e abbiamo capito che si parla di. Per spiegare alla gente che la Bibbia parla di Dio, cosa che non si è ancora risolta completamente, sono stati necessari fino ad ora circa due millenni di teologia e milioni di pagine scritte. Ma com'è possibile? Se quello è il libro che Dio ha ispirato e poi quindi ha scelto per parlare di sé e per far sì che l'umanità capisse che lui esiste e capisse chi è, che cos'è, come fa, perché c'è bisogno di milioni di pagine scritte in 20 secoli per convincere la gente che la Bibbia parla di Dio? Ma non basterebbe prendere e leggerla, come si fa con Tex Willer? Se Tex Willer parla di Tex Willer, la Bibbia parla di Dio, io la piglio, la leggo e dico, ah, parla di Dio. Il fatto è che se uno la legge, capisce che non parla di Dio. È per questo che sono necessarie milioni di pagine. Già solo questo spiega tutto. Non si scrive su Tex Willer per dire guardate che Tex Willer parla di Tex Willer, perché non ce n'è bisogno. Invece la Bibbia sì. E devono dirlo continuamente. E nonostante questo ci sono milioni di persone, o almeno centinaia o decine di migliaia di persone, che dicono ma a me non sembra tanto che parli di Dio. Perché anche quelle parole lì non è che sono tanto convincenti, perché poi quando uno le legge, soprattutto se uno, esattamente come diceva Corinna, se uno legge un testo e poi ne legge l'interpretazione, ne legge la spiegazione, quantomeno è in grado di farsi un'idea. Quello che succede con l'Antico Testamento, io spero stasera c'è qualcuno che ce l'ha la Bibbia? Sì. Ok. Quello che succede con l'Antico Testamento è invece che si finisce per leggere si fa per dire, nella migliore delle ipotesi ascoltare le spiegazioni, ascoltare le interpretazioni senza aver letto il testo. C'è gente che viene, siccome la mia bacheca su Facebook è una piazza libera, quindi c'è gente che viene lì a scrivere non leggete i libri di Biglino. E scritti sono lì, io mica le tolgo, va benissimo, non c'è problema. Io invece dico leggete ciò che scrivono i teologi, per favore, se volete farvi un favore, non a me perché, farvi un favore, leggete ciò che scrivono i teologi, ma attenzione, con un'accortezza, esattamente come con i miei libri, avendo la Bibbia lì, perché altrimenti leggete soltanto le spiegazioni, e le spiegazioni sono molto ben costruite, sono fantastiche, sono talmente molto ben costruite che dicono delle cose, non a spiegazione di ciò che c'è scritto nella Bibbia, ma nonostante ciò che c'è scritto nella Bibbia, nonostante,
E quindi io vi dico, quindi ci sono le persone che dicono non leggete i libri di Biblino, io vi dico leggete i libri dei teologi, per favore, con la Bibbia a fianco. E non ci sarà più bisogno di queste mie conferenze. Capirete tutto da solo. Capirete la distanza che c'è tra ciò che hanno inventato su Dio e ciò che c'è scritto lì. Perché capirete che quel libro non parla di Dio. Ma perché non può parlare di Dio? E non può parlare di Dio per il semplice fatto che è scritto in una lingua che non ha neppure il termine Dio. Perché la lingua ebraica il termine Dio non ce l'ha. I termini che vengono tradotti con Dio, poi se abbiamo tempo li vediamo, vengono tradotti con Dio per invenzione teologica, perché non significano Dio. Quindi non esiste il termine Dio. Dio così come lo intendiamo noi, ovviamente, cioè Dio onnisciente, trascendente, spirituale, creatore dei cieli e della terra. Non c'è proprio il vocabolo. Ma non c'è il vocabolo perché non c'è il concetto sottostante, perché se ci fosse il concetto ci sarebbe il vocabolo che lo esprime. È inevitabile, no? Cioè se uno ha il concetto in testa, ha la parola che esprime quel concetto. Invece non c'è. Non c'è il termine che indica eternità. Non c'è. In ebraico non c'è. Eppure voi trovate Dio, l'Eterno, l'Eterno, il Signore Eterno, lo trovate costantemente nella Bibbia che avete in casa, ma non c'è. È invenzione teologica. Che non abbia il termine Dio, lo dice, li cito perché non sono amici miei, anzi, diciamo che non sono amici miei è un eufemismo, nei siti dove scrivono dei esegeti ebrei e che analizzano tutto quello che dico giustamente eccetera, io in uno dei libri che ho scritto nella Bibbia non esiste il monoteismo, non esiste neanche il politeismo, per la verità non esiste proprio il teismo, e la risposta loro è: non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio. Lo scrivono gli esegeti ebrei. Quelli che scrivono contro di me, contro di me. Cioè, in questo sito qui di me è stato detto tutto il possibile. Quindi non ha senso, Biglino, cosa parli di monoteismo in una lingua che non ha neppure un termine che non ha senso di te? Metto la firma, sottoscrivo. Il termine eternità, in ebraico è olam. Questo qui, questa è la fotocopia del dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica. Laura, questo qui è il termine olam, vuoi leggere cosa c'è scritto lì come prima frase? Non tradurre con eternità. Cioè, è scritto nei dizionari. È scritto nei dizionari, non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Quale eternità. Sarebbe il significato? Solo un tempo molto lungo di cui non si conosce la durata. Cioè, degli individui che vivono per un tempo molto lungo, però perché non si sa quando sono nati e non si sa quando moriranno, che è completamente diverso da eternità. Tant'è che non tradurre con eternità. E il bello è che poi da questi ambienti qui, no, arrivano le cose, Biglino si inventa le traduzioni. E loro? Cioè loro prendano qualunque mia traduzione e facciano come sto facendo io. Mi piglino la fotocopia del dizionario e mi dicono: Biglino, tu hai tradotto così? Non facciano se ci riescono. Non c'è il termine Dio, non c'è il termine eternità, non c'è il verbo che significa creare. Non c'è. Il verbo bara, che viene tradotto con creare, indica sempre l'intervento in una situazione già esistente per modificarla, sempre. Non esiste il concetto della creazione. Tant'è che gli stessi rabbini scrivono che il racconto della Genesi non è altro che una serie di racconto di una serie di divisioni. Non hanno creato, sono arrivati in un posto e per mettere ordine in quel posto lì hanno separato, hanno diviso. La teologa Ellen Van Bolden, Università di Nijmegen, scrive che bara significa semplicemente separare. E allora? Se non c'è il termine Dio, se non c'è il termine eternità, se non c'è il verbo creare, di che cosa stiamo parlando? Cioè, queste mie conferenze sono veramente inutili.
basterebbe che dicessero la verità. E andiamo tutti a mangiarci una pizza, che è meglio. Capite? Ma allora si dice chi è che ha creato l'uomo? Perché ovviamente, no, nella Bibbia si parlerebbe, assolutamente non è, della creazione dell'uomo, in particolare di Adamo ed Eva. Quando nel 1997 è stata clonata ad Edimburgo, Scozia, la pecora Dolly, questo risultato della scienza ha creato ovviamente un sacco di problemi etici, filosofici, e quindi sono interventi di appunto filosofi, bioetici, scienziati, pensatori, teologi, eccetera, eccetera, quindi ciascuno che ha detto la sua. Sono stati interpellati anche i rabbini. E se voi andate a leggere le interviste di allora, che sono ancora in rete, perché sono solo interviste pubblicate sui quotidiani, per esempio, interpellato il professor Safran, rabbino, docente di etica medica alla Hebrew University di Gerusalemme, lui ha detto, la clonazione, ma che problema è? C'è già nella Bibbia. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. E difatti la Bibbia racconta proprio quello. Clonazione. Quando sentirete parlare lui, ascoltatelo bene, anche lui, perché il discorso della clonazione qui dentro è proprio descritto con una chiarezza veramente disarmante, e lui spiega, invece lui, Pietro Buffa, spiega come possono aver operato, perché sono cose che noi adesso conosciamo, quindi ascoltateli bene, che sono molto interessanti, molto. Quindi, la clonazione. Quindi Adamo e Eva sono un prodotto di clonazione. Bene. Non c'è Dio. Non c'è eternità. Non c'è il creare. Adamo e Eva sono stati fatti con l'ingegneria genetica. Due mesi fa il rabbino Zion Zevit dell'Università del Maryland ha detto tradurre, sapete la storia della costola di Eva, no? Tradurre quella parola Zela con costola è sbagliato, perché in realtà per fare quell'operazione lì hanno preso qualcosa dal pene di Adamo. Quindi il rabbino Zion Zevit. Ora, noi potremmo passare del tempo a discutere, siccome Zela significa parte laterale ricurva, in genere il pene si trova al centro, quindi magari... Ma sarebbe veramente da stupidi mettersi a discutere su questa roba qui, perché sarebbe come discutere sul dito quando c'è la luna da guardare. E la luna è, smettiamola di dire che Dio ha creato Adamo ed Eva. Poi, che le cellule le abbiano prese dalla cresta iliaca, da una costola o dal pene? Sì, per curiosità potremmo andare avanti a studiare e magari tra 10 anni. Non ha importanza. L'importante è, bene, allora, stabilito che Dio non ha creato l'uomo, allora vediamo che cosa è successo. Finito. Questi sono i dati di fatto. E queste cose qui non c'entrano neppure con le traduzioni. C'entrano semmai con le traduzioni false, cioè quelle che pigliano il termine Elohim lo traducono con Dio, quelle che pigliano il verbo bara lo traducono con creare, quelli che pigliano il termine Olam lo traducono con eternità. Allora sì, con le traduzioni false si costruisce la dottrina. Ma sono false, no? Perché se c'è scritto non tradurre con eternità e si continua a tradurre con eternità, non è più uno sbaglio, no? Sentite questo. Può prendere Genesi 17, che leggiamo cosa c'è scritto. Sì. Primo versetto. Abramo aveva 99 anni quando il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio Onnipotente, cammina nella mia presenza e sii integro. Grazie. Ok. Allora, intanto gli apparve, in ebraico è si fece vedere. Quante volte voi avete detto a un amico, ma sono 2 anni che non mi appari? In ebraico c'è scritto così. Cioè, sono 2 anni che non ti fai vedere. Cioè, non è apparve. In ebraico gli si fece vedere. Capite? Io sono Dio, il Dio Onnipotente o Dio l'Onnipotente, com'è? Io sono... Io sono Dio Onnipotente. Dio Onnipotente. In ebraico è El Shaddai. Questa è la Bibbia di Gerusalemme. La Bibbia di Gerusalemme, edizione del 2013, quindi aggiornatissima.
La Bibbia di Gerusalemme è la Bibbia della esegesi domenicana, della Ecole Biblique di Gerusalemme, quindi siamo ai top dell'esegesi. E per quanto riguarda Dio onnipotente, sentite, lì non c'è nessuna nota esplicativa, vero? Questa qui è la Bibbia allegata a Famiglia Cristiana. Ok, quindi non c'è nessuna nota esplicativa. E quindi uno legge, il fedele legge, io sono Dio onnipotente. Bene. La traduzione onnipotente è inesatta. Il senso è incerto, si è proposto El della montagna, secondo l'accadico Shadu, sarebbe preferibile scrivere El della steppa. Della steppa. Allora, io mi rendo conto che se nelle Bibbie che vanno ai fedeli si scrivesse io sono El della steppa, è solo che lo dicono loro che sarebbe quella più giusta. Allora, se si continua a pubblicare onnipotente sapendo che è sbagliata, non si pubblica più una traduzione sbagliata, ma si pubblica una traduzione volutamente falsa e tendenziosa, perché si fa capire alla gente, si vuol far capire alla gente che lui dice io sono Dio onnipotente. Invece, nella migliore delle ipotesi, lui ha detto io sono El della steppa, che è tutta un'altra cosa, però è quella più vera. Ma lo scrivono loro, non è invenzione mia. Qui danno due chiavi di lettura, no? Quella secondo la Carico Shadu, secondo l'ebraico Sad, eccetera. Ce ne sarebbe una terza, per l'verità, che la radice ebraica Sadad significa, indica un qualcosa di violento, quindi avrebbe anche potuto dire io sono nel violento, quindi come dire attento a te, perché tra l'altro tutta la Bibbia è la documentazione di quanto fosse violento, ovviamente, visto che è stato il primo grande documentato antisemita della storia, lui, Dio, perché non ha fatto altro che sterminare dei semiti. E quindi quando sento parlare di antisemitismo mi viene un po' da sorridere, perché dico, ma il primo grande antisemita è lui, e lui non ha fatto altro che sterminare popoli semiti, tra l'altro cugini, parenti, zii e nipoti degli israeliti, cioè dei suoi semiti, come loro ovviamente, stessa famiglia. Quindi se sterminare dei semiti significa essere antisemita, io ero un antisemita, questo lo dice la Bibbia, non lo voglio dire, è evidente, basta leggerlo. E quindi leggiamo le Bibbie che avete in casa, così non ci sono problemi di traduzione, o meglio vediamo che ci sono problemi di traduzione, perché per esempio può prendere per cortesia Giudici il capitolo 6? Lì nel racconto di Giudici il capitolo 6 c'è l'incontro tra Gedeone e uno dei cosiddetti angeli, cioè un Malach. Personaggi che era sempre bene, meglio non incontrare, perché non erano molto gradevoli. Tant'è che anche in quel caso questo Malach dice a Gedeone stai tranquillo, non morirai, cioè come dire per stavolta te va pure bene. Perché insomma era sempre rischioso incontrarlo. Versetto 21. Allora, l'angelo del Signore stese la punta del bastone che teneva in mano e toccò la carne e le focacce. Subito un fuoco sprigionatosi dal sasso divorò la carne e le focacce. Poi l'angelo del Signore scomparve dalla vista di Gedeone. Ok, allora. E in sostanza questi parlano eccetera, poi l'angelo a un certo punto gli dice vai a portami del cibo, Gedeone va a far cuocere della carne, torna, l'angelo lì lo aspetta e quindi la mette su questa roccia, quindi la carne con la carne lessa con il brodo, e questo angelo con questo aggeggio che ha in mano punta contro la carne e gliela brucia in un attimo e poi scomparve. Allora, io spero che ci sia un ebreo tra di voi, perché il verbo è Allah. E il verbo Allah, su tutti i dizionari, sia italiani che inglesi, significa una cosa sola. Andare, camminare. Scomparve. E se voi prendete altre Bibbie, c'è scritto disparve, sparì. Perché? Perché siccome è un angelo cosa fa? Sparisce. Col cavolo, questo qui se n'è andato camminando.
perché i malachim biblici erano individui in carne ed ossa. Ma è qui, qui, e qui ci sono i dizionari, italiano, ne ho portati solo due perché è inutile fare, sono tutti uguali, perché Allah significa solo quello. Il problema cos'è? Che siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e per forza quindi deve parlare degli angeli, e voi sapete, ha detto prima Corinna, probabilmente come conoscete, io non parlo di Dio e non parlo dei mondi spirituali, quindi io non dico Dio esiste, Dio non esiste, io non me ne occupo proprio, è un tema che non mi interessa, proprio non mi interessa, nel vero senso della parola. Quindi io non dico gli angeli non esistono, dicono non ditemi che questi qui biblici sono gli angeli della teologia, perché sono un'altra roba. Questi qui erano individui in carne ed ossa che camminavano, mangiavano, bevevano, si sporcavano, potevano essere aggrediti, dovevano lavarsi, riposarsi, eccetera. Erano pericolosi da incontrare, arrivo subito, erano pericolosi da incontrare, eccetera. E quindi questi qui camminavano. Ma se nella Bibbia c'è scritto camminò lontano da occhi suoi, non dobbiamo tradurre disparve, scomparve, disparve, sparì. Perché se io facessi una traduzione del genere mi massacrerebbero. Ma voi pensate che quelli che stanno, giustamente, per fortuna, stanno attenti a ogni virgola che io scrivo abbiano mai speso una parola su questo? No, perché? Perché va bene. Perché l'importante è che la gente pensi che la Bibbia parla di Dio. E se la Bibbia parla di Dio, gli angeli per forza spariscono. Mica si può pensare che un angelo, no, solo che c'è scritto che se ne va camminando, che è un'altra cosa, prego. Niente, volevo semplicemente chiedere, ma Malak non significa anche re colui che regna? Allora, la radice di Malak rispetto a Melek ha una Aleph in più, quindi comunque ovviamente erano dei potenti, sì. Grazie. Quindi Malak rispetto al Melek, Melek sarebbe il re, Malak ha una Aleph in più. Ok. Daniele, capitolo 9. E così almeno vediamo come sono scritte queste Bibbie, vediamo qual è l'attendibilità di queste Bibbie sulle quali si costruisce la verità, no? Perché altrimenti si fa un gran disquisire, no? E si dice, ah, ma lì questa interpretazione, mica interpretazione. 9, sì, versetto 21. Interpretazione, mica interpretazione, eccetera. No, vediamolo, vediamolo nel concreto, così non ci sbagliamo, così nessuno può dire nulla. Nessuno può dire nulla. Possiamo leggere? Ancora io stavo parlando e pregando quando Gabriele, che avevo visto nella visione precedente, giunse volando fino a me all'ora dell'offerta della sera. Ok. Giunse volando fino a me. In ebraico ci sono questi due termini. Con relativo significato nel dizionario. Essere stanco, stancarsi. Dizionario inglese. L'inglese già... Comunque stanchezza. Comunque questa roba. C'è addirittura uno dei più importanti dizionari di etimologia ebraica che riprende proprio, cita quel versetto lì, Daniele 9:21, e dice che questo Gabriele che si presenta a lui era molto stanco. Perché nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando? In ebraico c'è scritto arrivò essente affaticato di fatica. Cioè c'è il participio del verbo più il sostantivo che rafforza il significato del participio. Ma lo mettono nei dizionari di etimologia. È che siccome Gabriele è un angelo, cosa che... Allora, ovviamente deve volare. E non si stanca. E non si stanca, e poi magari alla fine sparisce. No, solo che questi camminano e si stancano. Ma lo citano addirittura, citano quel versetto lì, quel versetto lì. Cioè, capite? Il discorso delle Bibbie è proprio questo. Cioè, quello che purtroppo, la Bibbia è finita nelle mani dei teologi. Perché se quando voi sentirete lui, sentirete raccontare storie uguali sostanzialmente a quelle della Bibbia. Ma per fortuna questi libri qui, di cui si occupa lui, non sono finiti nelle mani dei teologi. E quindi hanno mantenuto le loro caratteristiche tecnico-scientifiche. Invece la Bibbia è finita nelle mani dei teologi che l'hanno letteralmente trasformata. E quindi l'hanno tradotta usando dei termini che nella Bibbia non ci sono.
Non ci sono. Quando c'è stato l'incontro, cos'è, due mesi fa, un mese e mezzo fa, tra il Papa e la comunità ebraica di Roma, no? Baci, abbracci, sorrisi, eccetera, ecco, lì c'è stato un incontro tra dei rapinatori, da quel punto di vista lì, tra dei rapinatori e dei rapinati. I rapinatori sono i cristiani, i rapinati sono gli ebrei, lì, Perché? Perché i cristiani hanno preso quel libro lì, che è un libro nel quale un popolo ha raccontato la storia del suo rapporto con un individuo che si chiama Yahweh, che non è Dio, per fortuna, per fortuna. I cristiani l'hanno preso, l'hanno completamente trasformato, hanno preso questo Yahweh, l'hanno trasformato nel Dio platonico, trascendente, onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, hanno dato a questo libro una valenza universale, sottraendolo completamente a quel popolo che ne era il legittimo proprietario. Quindi questi signori che si incontrano e si sorridono non sono d'accordo su nulla, perché non possono essere d'accordo su nulla. Se io fossi un ebreo e sentissi il Papa dirmi tu sei mio, come li chiamano, mio fratello maggiore nella fede, io mi incazzerei come una bestia, perché direi io con la tua fede non c'entro un tubo, tu mi hai rubato un libro nel quale la tua fede non c'è, ve la siete inventata, ne avete fatto ciò che avete voluto. Io con la tua fede non c'entro niente, io ho un patto con quello lì, ma il patto con quello lì riguarda me, non voi. Io me lo immagino Yahweh che guarda le assemblee dei cristiani e dice ma che cavolo vogliono da me questi due? C'è qualche di al di là, ma non esiste proprio al di là della Bibbia. Cioè che cavolo vogliono da me queste qui? Mi chiedono tutte queste cose qui, mi chiedono addirittura l'eternità che non ce l'ho neanche per me. E questi qui mi chiedono l'eternità. Questo è. Quindi i rapinatori e i rapinati. Chi ha rubato un libro, chi se l'è visto sottrarre e fa buon viso a cattivo gioco, anche perché è ovvio che se Riccardo Di Segni comincia a dire al Papa scusa un attimo, però tu dici che ma nel nostro libro, tu dici che ma nel nostro libro, e la gente vede che ebrei e cristiani non sono d'accordo su nulla pur partendo dallo stesso libro, la gente comincia a capire e allora si devono sorridere, no? Solo per potere, solo per potere, perché altrimenti la gente capisce, dice ma allora scusa un attimo, ma se non sono d'accordo gli ebrei e cristiani in quel libro lì cosa cavolo c'è scritto? Ecco, leggetelo e lo capite da solo. Per cortesia, leggetelo, leggetelo. Fatevi, non a me, fatevi questa cortesia, leggetelo. Adesso andiamo avanti anche nelle cose, ma è abbastanza importante questo. Se per caso avete il sospetto che quando leggiamo i versetti come abbiamo fatto, io stia interpretando, per cortesia fermatevi subito. E ditemi... Stop, fermati perché stai interpretando a modo tuo. E io faccio un passo indietro, va bene? Mi raccomando, fermatemi quando volete, dicendo tu stai interpretando, perché io non voglio fare come fanno i teologi e gli esegeti, che per far parlare la Bibbia di Dio sono costretti a interpretare. Sono costretti a dire, ad esempio, che la Bibbia parla per allegorie, per metafore. Ora, intanto, pensiamo ad una cosa. Quando è stata scritta? Quelli che sapevano scrivere erano forse l'1% della popolazione. Agli altri raccontavano quel che volevano. Ma che bisogno avevano di nascondersi tra di loro le cose, visto che tanto gli altri non l'avrebbero mai capite, perché non erano neppure in grado di leggere. Ma se è vero che la Bibbia va letta per allegorie e per metafore, allora io dico, bene, accetto la vostra regola, ok? Quindi il primo versetto della Genesi, quello nel quale ci sarebbe scritto, perché non è scritto questo, ma ci sarebbe scritto in principio Dio creò i cieli e la terra, è chiaramente un'allegoria, una metafora, ovvio, no? Quei popoli non sapevano che origine ha l'universo e si sono inventati la metafora, si sono in questa allegoria, questa bella figura di un Dio onnipotente che ha creato l'universo. Quindi è chiaro che è un'allegoria, una metafora. Lì cosa mi dicono i teologi? No, no. È letterale, allora me lo dimostrino. Se la Bibbia va letta per allegorie, per metafore, mi dimostrino che quel versetto lì invece va preso in senso letterale. E per dimostrarmelo, dico, visto che io sono un ignorante, mi diano la regola.
mi diano il criterio, cioè la norma secondo la quale io mi siedo a casa mia, apro la Bibbia e capisco quali sono i versetti da leggere in senso letterale e quali sono i versetti da leggere in senso allegorico. Perché se non c'è questo criterio, io ogni versetto piglio il telefono e faccio morire il teologo. Perché gli dico questo e quello dopo e quello prima. E poi quando lui, dopo 5-6 telefonate, se ancora mi risponde, la regola la capisco io, perché vedo quali sono quelli che interpreta in senso letterale, quelli che interpreta in senso metaforico. Capite? No? Perché altrimenti, voglio dire, se si applica una regola, poi ovviamente bisogna avere la coerenza di portarla avanti. Però la regola ci deve essere, perché altrimenti ognuno chiaramente interpreta a modo suo. Allora io dico, il primo versetto è allegorico. Ditemi che non è vero, dimostratemi. Dimostratemi che non è vero. Cioè dimostratemi, con evidenze scientifiche e storiche, che c'è un Dio che ha creato l'universo. Quando alle volte qualcuno mi dice, ma dimostrare, cioè dovresti dimostrare, io devo dimostrare, io viaggio facendo finta, lo dico da 6 anni, con la Bibbia si può solo fare finta che. Diceva prima Corinna, la Bibbia non ha fonti, non ha fonti, non sappiamo chi l'ha scritta. Sappiamo che l'hanno scritta decine di persone, che non sappiamo chi sono, non c'è un versetto della Bibbia, uno, di cui possiamo avere la certezza di dire questo versetto l'ha scritto quello lì, non ce n'è uno. L'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi oggi in ebraico, poi le traduzioni abbiamo visto come vengono anche fuori, non è uguale a quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano, ogni volta. Quindi l'unica certezza che abbiamo è proprio questa, che non sappiamo neppure come fosse in origine. Pensate un po'. Quindi semmai è qualcun altro che deve dare la dimostrazione. Cioè la dimostrazione la deve dare chi dice io ho la verità è questa, bene, tu dai la dimostrazione. Se io dico con la Bibbia si può solo fare finta e viaggiare per ipotesi, non devo dimostrare nulla. Perché un'ipotesi, nel momento in cui viene dimostrata, diventa una tesi. Finché è ipotesi, per definizione non può essere dimostrata, no? Anzi, non deve neanche essere dimostrata, perché è un'ipotesi. Deve essere dimostrata quando ha la pretesa di diventare una tesi. E siccome la Chiesa, insomma, le religioni vivono con delle tesi, l'obbligo della dimostrazione è loro, non mio, perché io vivo di ipotesi. Quando, sarà 2 anni fa, Scalfari, il fondatore di Repubblica, ha avuto uno scambio epistolare sempre con la comunità ebraica di Roma e anche con Papa Benedetto, in sostanza Scalfari ha detto, ma signori, questo vostro Yahweh non è che sia quel gran bravo uomo che ci raccontate, no? Sapete adesso il libro del Papa, il nome di Dio e misericordia. Quindi proprio non ce la faccio. Se c'è un genocida, un femminicida, un infanticida, un. Vabbè. Difatti nel. Non so se c'è. No, non c'è. Nell'ultimo DVD che ho pubblicato a novembre, io chiedo, sulla base dei principi giuridici elaborati appositamente per il processo di Norimberga e applicati al processo di Norimberga, chiedo ai giuristi se non sia possibile pensare di mettere in stato d'accusa Yahweh per crimini contro l'umanità e in stato d'accusa i suoi rappresentanti e sostenitori per apologia di reato. Ma lì subentra la banalità del male di Anna Arendt e quindi alla fine. Sì, infatti. Però avrebbero dovuto applicarla anche a Norimberga allora. Esatto. Allora, gli ha detto appunto, non è quel gran, no, bravo personaggio, che gli ha detto, ma no, ma dai, per cortesia, leggiti Levitico 19, possiamo prenderlo? Sì, versetto. Adesso glielo dico. Lo verifichiamo. 18. Vabbè, abbiamo la stessa a questo punto. Ma questa qui perché? Perché è quella legata a famiglia cristiana, cioè la Bibbia con l'imprimato per le famiglie, così almeno non ci sono più. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Quando c'è in ebraico e in italiano c'è scritto il Signore, in ebraico c'è sempre io sono Yahweh. Tradurre Yahweh con Signore sarebbe come tradurlo con Kiribati.
cioè c'entra proprio un tubo. Invenzione tutta. C'è una minima giustificazione, nel senso che siccome gli ebrei non possono pronunciare il nome di Yahweh, allora lo sostituiscono con Adonai, che vuol dire Signore, ma Adonai vuol dire Signore, non Yahweh. Siccome noi Yahweh lo possiamo pronunciare, noi dovremmo dire Yahweh, non Signore. Comunque. Scusa, una domanda da ignorante. Quindi siamo in due. Il cantico dei cantici. Sì, è un bellissimo canto pornografico erotico. Sì, questo siamo d'accordo. Ma dal punto di vista filologico, che cosa esprime? Esprime proprio una scena di sesso pornografico, ma non nel senso dispregiativo. No. Proprio una grafia della porneia. E quando lei dice lui mette le mani nella mia fessura e le mie viscere, si sa. Poi la Chiesa cosa ha detto? No, è la prefigurazione dello sposalizio tra Dio e la Chiesa. Certo. Bisogna prendere le cose per come sono. Perché... Allora, e qui c'è scritto, non serbare rancore, ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, il prossimo, dovete sapere che in ebraico, il prossimo, no, non ha, il termine ebraico non ha quel significato che ha per noi. È stato trasposto per noi, il prossimo sono tutta l'umanità, col capo. Il prossimo è il vicino tuo con cui hai rapporto, perché leggete quante volte dice tutti gli altri, sterminateli tutti, a partire dalle donne e dai bambini, sterminateli tutti, a partire dalle donne e dai bambini, ama il tuo vicino, perché noi tra di noi dobbiamo essere forti. E uno dice va bene, ok, allora segue il consiglio di questa della comunità ebraica che dice scalfari, vatti a legge, e gli hanno indicato questo versetto, quindi non è che lo scelgo io, scelgo quello che hanno, cioè leggo quello che hanno scelto loro come esempio. Beh, solo che la Bibbia poi bisogna leggerla tutta, perché altrimenti se si pigliano dei versetti così, intanto beh, sapere che prossimo significa questo già chiarisce molto. Prosegue subito dopo, osserva le mie leggi, le tue bestie non le accoppierai tra specie diverse. Nel tuo campo non seminerai due sorte di sementi, né indosserai una veste di due tessuti diversi. Qui, chi usa l'intimo, io non lo uso, ma con lana fuori, cotone sulla pelle. Scusate, io, cioè, mi accusano e dicono, ma Biglino fa deridere la Bibbia. No, c'è scritto questo. C'è scritto questo. Non sono io. Non sono io. Se c'è scritto, né indosserai una veste di due tessuti diversi, c'è la spiegazione, per questo c'è. Poi ve la do. Però intanto c'è scritto questo. Poi vado avanti, siamo nella stessa pagina, andiamo al capitolo 20 e c'è scritto. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con la donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Siano, è un ordine, non è ti concediamo di se proprio non ce la fa, no, siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue. Chi si accoppia con una bestia deve morire e anche la bestia deve essere uccisa. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale. Senza serbare rancore. Niente di personale. Niente di personale. Cioè, io ti ammazzo, niente di personale. È scritto qui, Qui e qui. Allora, la prima domanda, se la Bibbia non fosse quel libro che è stato fatto diventare, cioè il libro dei libri su cui si va, cioè verrebbe da dire, ma questo sapeva quel che diceva? Cioè, non dovrebbe essere oggetto di un'attenta analisi psicanalitica? Ama il prossimo tuo come te stesso, ma tuo marito o tua moglie, se ti tradiscono, li ammazzi. È un amore strano, no? Senza serbare rancore, però, cioè, non sono arrabbiato. Ok? Quindi questo è. È chiaro che queste sono tutte regole che venivano date per cercare di mantenere, soprattutto se pensiamo, facciamo finta che siano state date nel momento in cui Mosè ha portato fuori quella gente dall'Egitto per creare una vivibilità all'interno di quel campo di addestramento paramilitare, che era un campo dove ovviamente avrebbe regnato la totale anarchia.
No. Però sta di fatto che ci sono scritte queste cose qui. Quindi quando si dice, Scalfari, vatti a leggere questo versetto che parla di amore, benissimo, io leggo quel versetto che parla di amore, ma leggo anche gli altri. Perché altrimenti penso che questo qui sia un Dio di amore. Ma possiamo prendere il Salmo 126? Sì. Vediamo cosa significa l'amore di Dio. 126? Sì. Così chiariamo anche il concetto di prossimo. Andiamo a metà perché è un po' lungo, ma... 126 e 125, giusto? Sì. È la doppia numerazione, no? No, io scusa, 136. 136. Dal versetto 10. Quindi, lui è un Dio di amore. Dal versetto 10, nel Salmo 136, ed è intitolato, qui ovviamente il titolo non è messo dagli antichi, è messo qui dai biblisti moderni, Inno litanico all'amore eterno di Dio. Versetto 10. Egli, lui, colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterno è il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché è eterno il suo amore. Con mano forte e braccio disteso, perché è eterno il suo amore. Fece passare in mezzo al mare Israele, perché è eterno il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare, perché è eterno il suo amore. Fece camminare il suo popolo nel deserto, colpì grandi re, perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti, perché è eterno il suo amore. Cioè, il suo amore è eterno perché ha massacrato gli primogeniti e ha massacrato i nemici di Israele. Questo è l'amore del Dio della Bibbia. Questo lo vogliamo capire o no? Appunto, dicevo prima, dei rapinatori e dei rapinati, che è un libro nel quale un popolo ha raccontato della storia sua con quello lì, e gli altri, nella migliore delle ipotesi, potevano essere lasciati in vita, se proprio, ma la cosa migliore era ammazzarli, tant'è che il suo amore è eterno perché uccidere i bambini. C'è scritto qui, non nelle mie traduzioni. Prego. La domanda sorge spontanea, visto che è la divisione dei popoli. Ma com'è che solo questo scritto di Yahweh e gli altri non hanno scritto niente del Dio? No, gli altri hanno scritto, come? Tutti hanno scritto. Tutti. Gli egiziani hanno scritto, gli indiani d'India hanno scritto, gli Inca, i Maya hanno scritto, i cinesi hanno scritto, i giapponesi hanno scritto. Tutti hanno scritto di quelli lì. Ognuno aveva il suo. Ognuno aveva il suo. Lo dice anche la Bibbia. Sì. Deuteronomio 32:8, si sono spartiti la terra. A lui è stata assegnata una famiglia, non gli ebrei. Attenzione, anche qui non confondiamoci, perché qui c'è una favola. Dopo il diluvio, tra l'altro il diluvio universale è una cosa bellissima, apro e chiudo una parentesi. Giuseppe Flavio, che è storico giudeo romano, parla, che riprende tutta la Bibbia, no, per presentarla ai romani e presentare bene il suo popolo. Quando parla del diluvio universale, cioè del diluvio biblico, insomma, e dice che dopo il diluvio noi sappiamo se c'è Noè, no? Che con la sua famiglia arriva sulla montagna. Lui cita Nicola Damasceno, che è uno storico di popolo a lui anteriore, e Giuseppe Flavio scrive al tempo di Gesù, diciamo così, subito dopo, e dice che Nicola Damasceno, parlando di quel diluvio, dice che su questa montagna c'era un sacco di gente. Poi a un certo punto arriva una barca con una famiglia, dice Nicola Damasceno, che probabilmente è quella di cui parla Mosè nei suoi libri. Quindi quando Noè arriva lì, se è vero ciò che dice lo storico Giuseppe Flavio, lì c'è un sacco di gente. Quindi tutta la storia che poi l'umanità sia rinata da Noè in poi sarebbe un'invenzione biblica, una delle tante, tra l'altro. E chi stabilisce che la Bibbia dice il vero e Nicola Damasceno dice il falso? Chi ha le prove, le evidenze scientifiche storiche che la Bibbia dice il vero e Nicola Damasceno dice il falso? Quindi ognuno crede a ciò che gli piace di più, e con la Bibbia facciamo finta. Che è quello che dico da 6 anni, con la Bibbia facciamo finta. Una curiosità, nel libro di Giobbe, no? Il Leviathan, che cosa significa in realtà, se filologicamente? Allora, si è, diciamo che qualcuno è arrivato a identificarlo con lo stegosauro,
era un rettile sopravvissuto al punto che difatti è rappresentato anche nei geroglifici egizi. E quindi era conosciuto. Praticamente un animale nero. E il fatto che lui ordina, cioè che Dio ordina a Sarna di perseguitare Giobbe, come in realtà? Allora, non è che ordina a Satana di Dio vuol mettere, cioè, alla prova. Diciamo, Yahweh vuol mettere alla prova questo qui. Allora chiede a quello degli Elohim, cioè dei suoi colleghi, che svolge la funzione del Satan, perché nella Bibbia Satana non esiste. Non esiste. Cioè il diavolo, inteso come tale, non esiste proprio. Esiste la figura del Satan, che è la figura dell'accusatore o pubblico ministero, che viene svolta pro tempore, viene svolta o da qualcuno, un magistrato, o da un Elohim o anche da degli uomini normali, e quindi Yahweh, diciamo così, dice: adesso tu fai da Satan contro lui e vediamo come reagisce. Finito. Dopodiché, finito, quello smette di fare Satan. Ok? Quindi non è che manda Satana, il diavolo. Adesso vediamo come hanno inventato i diavoli, visto che ci siamo. Allora, Sem fa figli, finché si arriva a Ever, da cui derivano gli Ibrim, cioè gli ebrei. Ever, figli, finché si arriva uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo. Ah, lo sapete che la maggior parte degli studiosi biblisti ebrei contemporanei pensa che Abramo non sia mai esistito? Come? La maggior parte sia un'invenzione, cioè un personaggio inventato per riunire su di lui tutta una serie di figure di condottieri che hanno combattuto per conto degli Elohim, eccetera, ma quindi Abramo potrebbe non essere mai esistito. E se Abramo non è mai esistito, a chi si è presentato Dio per chiamarlo fuori dalla terra dei suoi padri? Cioè, come sarebbe iniziata la storia della salvezza, che inizia con la cosiddetta vocazione di Abramo? E da che cosa sarebbe derivata la promessa a quel popolo di avere quella terra lì, visto che se Abramo non è mai esistito? Per questo io dico: facciamo finta. E quando lui dice: ah, ma tu bivino non dai le prove, io dico: va benissimo, guarda, il giorno stesso che voi mi darete la prova che Abramo è esistito, io vi do le mie. Ho tempo a morire, cioè di sicuro muoio prima, perché la prova di questo non ce la faranno mai. Nacor è il terzo figlio Aran. Abramo fa un figlio che si chiama Isacco. Noi facciamo finta che sia esistito, perché la Bibbia dice che è esistito, che fa un figlio che si chiama Giacobbe. Possiamo prendere Deuteronomio 32:8. Da Aran deriva Lot. Intanto che arriva Deuteronomio 32:8, in questi siti di consulenza ebraica, perché prima ho detto di rapinatori e rapinati, no? Quindi sembrerebbe che da una parte ci sono i buoni e dall'altra ci sono i cattivi. In realtà i rapinati non è che sono tanto diversi dai rapinatori. La favola del Dio cattivo è una concezione cristiana volta a giustificare la contrapposizione con il Dio buono del Nuovo Testamento. Se si legge con attenzione la Bibbia in ebraico, anche quando Dio afferma che devono essere distrutti i nemici, loro raccolti le loro bestie, poi questo non si realizza mai. Io vi prego, per favore, leggete la Bibbia. Vi prego, per favore, leggete la Bibbia. E stabilite voi se raccontare balle alla Bibbia o questa esegesi qui, che deve nascondere la figura di un genocida sterminatore di popoli. Nell'ebraismo Dio non è inteso intanto come divinità, ma come legislatore capo supremo. Non è inteso come divinità, ma come legislatore capo supremo. Possiamo leggere Deuteronomio 32:8 quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Ok, andiamo avanti. Vado avanti? Sì. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è parte della sua eredità. Allora, porzione del Signore in ebraico è eredità di Yahweh, cioè assegnazione di Yahweh, è, come si chiama? Porzione del Signore è
Giacobbe è parte della sua eredità, dice. Giacobbe. Vedete? A lui viene assegnato Giacobbe. Non Abramo, non la famiglia di Terah, cioè la famiglia di Abramo, meno che mai gli ebrei. Se l'altissimo assegna. In ebraico è Elion, che vuol dire quello che sta... Prego. Se vuoto assegna praticamente. No, no. È, Adario no. È quello che si chiama Elion, che è il capo degli Elohim. Fa le divisioni sulla base del numero, li dice, dei figli di Israele, nei testi di Qumran c'è scritto sulla base del numero dei figli degli Elohim. Fa le divisioni e dice, tu, Yahweh, ti pigli questo qui. Quindi Lot aveva un altro. Lot difatti aveva un altro e adesso lo vediamo. Ma quando vi dicevo prima, e così adesso lo leggiamo perché questa è un'altra cosa interessante, dicevo prima, perché è collegato a questo, che la Bibbia è finita purtroppo nelle mani dei teologi e la Bibbia non parla di Dio. Quindi, perché appunto non c'è il termine, sempre questa esegesi, questo è uno degli esegeti più attivi, certo Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio. Tuttavia, pur nella plausibilità che alcuni, ma solo alcuni, testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, quindi alcuni testi biblici all'origine non avevano Dio come protagonista, questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Ma è o non è ciò che dico io? È finita nelle mani dei teologi. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio. Ma va? E poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini, la Bibbia è il testimone, è il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Allora, la ricerca non ancora terminata vuol dire non l'abbiamo trovato, no? Perché altrimenti la ricerca termina a casa mia. A casa mia. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia e spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Ho un solo rammarico di non aver scritto io questa pagina qui. Ma io ci metto la firma. E dico, allora, è vero questo, chiudiamo la conferenza. Perché tutto ciò che dico io è inutile. Lo dice l'esegesi ebraica. Tutto ciò che dico io di qui in avanti è inutile. Andiamo a mangiarci una pizza, veramente. Una domanda? Se porzione di Yahweh Giacobbe, El Shaddai, è un attributo di Yahweh o è un altro? Io tendo a pensare, se adesso trovo il pennello qui, tendo a pensare che El Shaddai fosse il padre di Yahweh. Cioè quello che si è occupato di questa famiglia qui, diciamo in genere della famiglia di Terach, e che, allora, siccome poi da Lot derivano Moabiti, Ammoniti, poi dal fratello di Giacobbe Esaù derivano gli Amalechiti, gli Edomiti, e da Abramo derivano direttamente i Madianiti, la Bibbia si dice che Moab, Moabiti, erano governati da un Elohim che si chiamava Chemosh. Ammon, gli Ammoniti, erano governati da un Elohim che si chiamava Milcom. Ma è della Giudici 11:24. El della steppa è... cioè... El Shaddai, quello che probabilmente stava sopra, e che... attenzione... che Giacobbe fosse governato da Yahweh, Moab da Chemosh e Ammon da Milcom è detto nella Bibbia, quindi questo è scritto. Adesso ne leggiamo un pezzo. Di qui vi dico la mia ipotesi, che quindi è un'altra cosa, potrebbe essere una castroneria, ok? Secondo me Yahweh, Chemosh e Milcom erano fratelli e tra i vari fratelli è stata divisa questa famiglia qui, cioè tu ti pigli questi, tu ti pigli quelli, tu ti pigli quelli. Grazie. Prego. Ok?
però questa è ipotesi mia, quindi potrebbe essere un nella Bibbia non c'è. Nella Bibbia non c'è. Nella Bibbia c'è che questi avevano Camosh, che questi avevano Milcom. Nella Bibbia c'è che altri, quelli di Sidone, avevano Astarte, cioè una Elohim femmina. Nella Bibbia c'è che quelli di Tiro avevano Rimmon, un altro Elohim. Cioè erano tanti questi Elohim, tanti. E ognuno aveva il suo pezzo su cui governare. Allora, dice, le terre di cui il tuo Dio Camos, cioè Camos, sì, sì, Camos ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni. Così anche noi ci teniamo quanto il Signore, nostro Dio, ci ha fatto possedere. Allora, a dire questa frase qui, è il comandante delle forze di Israele che sta combattendo contro questi. Lui sta discutendo con il re di questi e gli dice, le terre di cui il tuo Elohim in ebraico, Camosh, ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni, così noi ci teniamo le terre che il Signore Dio nostro, in ebraico, Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha dato. Cioè il comandante in capo delle forze di Israele riconosce che l'Elohim che governa su quelli aveva esattamente gli stessi diritti di Yahweh e gli stessi poteri e le stesse prerogative. Il tuo Elohim ti ha dato quelle terre e tu te le tieni? Bene, il mio mi ha dato queste e io me le tengo, punto. Mi scrivano migliaia di pagine di teologia per spiegare quel versetto lì. Ma non per spiegare, per cercare di inventare che dice una cosa diversa da quella che dice. Perché ciò che dice è di una chiarezza disarmante. E se voi, vi prego, leggete la Bibbia, capirete che quel versetto lì è perfetto. Non c'è bisogno di spiegarlo. Perché sta dentro tutto ciò che fa Yahweh, che passa il suo tempo a prendere questi per andare a massacrare quelli. Leggete la guerra di sterminio contro Madian, uccideteli tutti. Numeri 11, 34. No, numeri 31, numero 11 era quello di giudici. Numeri 31. Sterminateli tutti. Al re di Israele va contro gli Amalechiti, a Saul dice sterminali tutti a partire dalle donne e dai bambini. Guerra di sterminio. E sapete perché Saul viene punito da Yahweh? Perché Saul stermina tutti, ma lascia in vita il re degli Amalechiti perché era un maschio bello. E allora Yahweh gli dice, Saul, tu non sei stato uomo buono e giusto. Cioè, capite? Non sei stato buono e giusto, cioè non hai eseguito i miei ordini perché ne hai lasciato in vita uno. Non sei stato un criminale perché ne hai ammazzati tutti. Il fatto che tu li abbia ammazzati tutti, quello sì andava fatto. Allora siccome hai lasciato in vita quello, io ti tolgo il regno. Questa è la giustizia di Dio. Per fortuna non è Dio. Numeri 31. 31 è la guerra santa contro i Madianiti. Ok. È una storia di... Allora, tra l'altro, dunque, la guerra santa contro i Madianiti. Viene un po' di... La guerra santa con i Madianiti non è un titolo messo dagli antichi autori, è un titolo delle Bibbie nostre attuali. Siccome è una guerra di sterminio, ma vi fa venire in mente qualcosa? Sì. La guerra santa. E noi diciamo che quelli erano barbari? Cioè che quelli sono barbari? L'Isis è il perfetto esecutore degli ordini di Yahweh. Non dico, attenzione, perché altrimenti poi mi si fanno dire che Isis sta ricevendo ordini da Yahweh e li sta eseguendo, no. Ma se voi volete l'esempio di un popolo perfettamente esecutore degli ordini che dava questo qui, è l'Isis. Yes. Non lo dice lei, ma lo dico io. Sgozzare le persone, distruggere i loro i luoghi di culto. Isis che distrugge i tempi di Palmira. Tutto ordinato qui, tutto ordinato qui. Leggetela per cortesia, leggetela. Per quei dettagli? Sì, leggiamo, leggo il dettaglio dal verso 13, perché se lo leggiamo tutto è, dal versetto 13, se lo leggiamo tutto è lungo. Mosè, il sacerdote Eleazzaro e tutti i capi della comunità uscirono loro incontro, fuori dall'accampamento. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi delle migliaia e capi delle centinaia che tornavano da quella spedizione di... Quindi vanno incontro al loro esercito che sta tornando da quella spedizione di sterminio. Prego. Mosè disse loro, avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè, Mosè adirato, l'abbiamo letto prima, adirato, dice ai comandanti dell'esercito, avete lasciato in vita tutte le femmine?
furono esse, per suggerimento di Balaam, a stornare dal Signore i figli di Israele nella vicenda di Peor e a tirare il flagello sulla comunità del Signore. Avanti, avanti. Ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conserverete in vita per voi. Punto. Questi sono gli ordini del Dio misericordioso. L'amore di Dio. Cioè, c'è una donna con un bambino, ovviamente se è unita con un uomo, uccidi lei e lui. Poi più avanti, adesso non leggiamo tutto, c'è la spartizione del bottino con il verbale. Sapete che cosa aspetta Yahweh? 675 pecore, 72 buoi, 61 asini e 32 vergini. Che se ne fa un dio di tutta questa roba? In terra. Qui c'è scritto, ma se si legge la Bibbia si vede che mai sono state portate a termine quegli ordini di sterminio. Ma cioè, o non ci capiamo più o c'è qualcuno che racconta balle colossali. Perché qui c'è addirittura la spartizione del bottino. E Dio dice, io voglio 32 vergini. Che cosa se ne faceva? Qualche idea ce l'ho. Qualche idea ce l'ho. Capite? Cioè, questo c'è scritto. La stiamo interpretando? O la stiamo semplicemente leggendo? È costretto a interpretarla. Chi deve dire che questa è un'allegoria della lotta del bene contro il male? Per usare una frase di Lillo e Greg 610, spicazzi. Ma insomma, più chiare di così non si può essere. Ma leggete Giosuè il capitolo 10, dove fa il verbale di tutti quelli che hanno sterminato in un territorio e ogni volta dice come aveva ordinato Yahweh, li abbiamo uccisi tutti come aveva ordinato Yahweh, li abbiamo passati tutti a fil di spada come aveva ordinato Yahweh. Giosuè poi, insomma, era uno degli elementi. Esattamente, cioè Giosuè era il successore di Mosè. Allora, voglio dire, la Bibbia è questa roba qui. E quindi è chiaro che ci vogliono milioni di pagine e secoli di elaborazione, e magari poi imposta anche con la violenza, di elaborazione teologica, per convincere la gente che la Bibbia parla di Dio. Perché basta leggerla per capire che non parla di Dio. Per fortuna nel 2013 ho scritto questo libro qui, dico per fortuna nel 2013, la Bibbia non è un libro sacro. Perché pochi mesi fa è uscito un libro di un docente universitario della Brown University di Rhode Island che è intitolato E il Signore parlò a Mosè come la Bibbia divenne sacra. Questo è un docente di ebraismo e di studi giudaici all'università. È un libro di 400 pagine che mi sono divorato letteralmente, non è un libro facilissimo, ma è un libro stupendo. E perché lui spiega come hanno fatto diventare sacra la Bibbia. Adesso, queste sono le fotocopie delle pagine, quindi non vi... Allora, c'erano due grandi comunità ebraiche, quella di Alessandria d'Egitto e quella di Gerusalemme. Ad Alessandria d'Egitto, questi ebrei che stavano lì, gli intellettuali, soffrivano un po' di un complesso di inferiorità. Perché? Perché c'erano gli intellettuali ellenisti che avevano le grandi opere di Omero. E questi ebrei si sentivano e hanno detto no, ma ce l'abbiamo anche noi. Ed è la Bibbia, quella scritta in greco, appunto, nel III secolo a.C., in Egitto. E come spiega lui, dice bene, eppure a partire dalla fine del II secolo alcuni intellettuali ebrei, alessandrini, cominciarono a considerare la 70, cioè la Bibbia scritta in greco, come un venerando testo fondativo, un'opera a cui avrebbero potuto dedicare più o meno le stesse cure che i loro contemporanei non ebrei consacravano a Omero. Le venne cioè attribuita un'autorità letteraria. Leggere e studiare le scritture nella sinagoga divenne, per una popolazione di semicolti, un modo di rappresentare se stessi in quanto partecipi di consuetudini espressive di un livello culturale proprio delle classi più privilegiate della cittadinanza. Cioè hanno usato la Bibbia per prestigio culturale e letterario. Alessandria d'Egitto. Gerusalemme,
Quindi ad Alessandria la posta in gioco erano la cultura e il prestigio. A Gerusalemme l'autorevolezza dei testi divenne il pretesto per una corsa al rialzo e per una contesa a volte fatale per il potere e per il denaro. Non lo dice Mauro Biglino. Come la Bibbia divenne sacra? L'hanno fatta diventare sacra per motivi di prestigio culturale e per potere e per denaro. Quindi la Bibbia non è un libro sacro. Nella Bibbia di Gerusalemme, nelle pagine introduttive, c'è scritto che bisogna cominciare con il riconoscimento del carattere limitato delle nostre conoscenze circa i testi e circa l'ambiente di origine che li spiega. Cioè, sappiamo poco. Sappiamo poco della Bibbia. Io ho detto prima, non sappiamo neanche di un versetto uno chi l'ha scritto. Neanche di un versetto. I fatti, allora abbiamo letto prima, no? La Bibbia è stata utilizzata da chi voleva parlare di Dio, ve lo ricordate? Inoltre i fatti sono introdotti, spiegati e raggruppati per dimostrare una tesi religiosa. Ma allora, cioè, non ho scritto tante cazzate in questi anni, visto che lo dicono loro. La tesi religiosa è: c'è un Dio che ha formato un popolo e gli ha dato un paese. Quindi i fatti sono introdotti, spiegati e raggruppati per dimostrare una tesi religiosa. Scusa Mauro, tu prima dicevi Alessandria d'Egitto, giusto? Quindi, caspita, è veramente tarda la questione, sì, della sacralizzazione della Bibbia. Certo. E Sinedrio, da quanto tu, cioè, che tipo di... Siccome Sinedrio... Fa parte di Gerusalemme, prestigio, potere e denaro. Lotte tra i vari gruppi farisaici, esattamente, lotte tra sadducei e farisei, lotte tra caste sacerdotali, di cui alcune sono dovute fuggire e sono andate a costituire la comunità di Qumran, parte degli Esseni, eccetera, lotte per il prestigio e per il potere, continue. Gli Esseni che ruolo giocavano in questo? E gli Esseni erano emarginati rispetto alle grandi lotte di potere, cioè si sono dovuti, come dire, chiudere in un ghetto loro. Qui è interessantissima questa citazione che hai fatto di Alessandria d'Egitto. Tutti i casini sono successi con l'ellenismo. Con l'ellenismo, con l'introduzione del pensiero greco. Allora, noi sappiamo, perché così ci dice la tradizione, tra l'altro diciamo a Biglino la tradizione, la tradizione è il primo motivo per non credere. Cioè, quando mi si dice, ma questo è secondo tradizione, dico benissimo, allora questo è il primo motivo per cominciare fortissimamente a dubitare. Perché ogni tradizione viene elaborata, sostenuta e diffusa per sostenere una tesi. Quindi, siccome è sostenuta da una tradizione, intanto cominciamo a porci delle domande. Ma poi ci sono gli elementi, non è gusto semplicemente così di distruggere. Il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli che per gli ebrei sono la Torah, insomma, quello è il nucleo della Bibbia, tutto il resto viene di conseguenza. Il Pentateuco viene per tradizione attribuito a Mosè. Quindi Mosè avrebbe scritto i primi cinque libri sotto dettatura di Dio. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi, alla fine del Deuteronomio, Mosè muore. E Mosè, leggete gli ultimi versetti, avrebbe scritto: fino ad oggi nessuno sa dove si trova la tomba di Mosè. Cioè lui. Lui. Giuseppe Flavio dice una cosa interessantissima. Parlando della morte di Mosè, siccome appunto Mosè nessuno l'ha visto morire, e quando la Bibbia dice che Mosè decide di andare a morire, dice che era in piena salute. E difatti se ne va con i due fedelissimi, Giosuè e Eleazar. Se ne va in una valle di Moab e di lì in avanti più nessuno sa nulla di lui. Giuseppe Flavio, che riprende quel passo, sapete cosa scrive? Nell'antichità giudaica. Scrive che Mosè arrivò in quella valle, poi una nube se lo portò via. Ora, la nube è uno dei termini ricorrenti nella Bibbia per indicare quello che altre volte sono chiamati ruach, merkava, cioè gli oggetti con cui si spostavano quelli lì. Quindi Giuseppe Flavio dice che Mosè è stato portato via da una nube e dice: poi Mosè scrisse che era morto,
perché nessuno potesse dire che lui se n'era andato con le divinità. È stupenda questa roba. È stupenda. E perché non voleva che... Perché evidentemente, non so, bisognerebbe chiedere a Giuseppe Fla, forse a lui non piaceva che, non lo so. Scrisse che era morto perché nessuno potesse dire che, siccome c'erano altri che saranno andati con le divinità, una è Enoch, l'altra è Elia, che mai nessuno ha visto morire, perché la Bibbia dice che gli Elohim se li sono presi e se li sono portati via. Giuseppe Flavio dice che anche a Mosè è successo così. E poi Mosè ha scritto io sono morto perché nessuno potesse dire che era successo così. Comunque, torniamo a noi. Allora, i primi cinque libri sono quelli scritti da Mosè, Bibbia di Gerusalemme, quindi esegesi. Il libro del Deuteronomio è probabilmente stato composto sotto Giosia è intorno al 620 avanti Cristo, cioè quindi 600 anni dopo Mosè. È stato scritto sotto Giosia per servire al suo disegno di riforma. Cioè tutte quelle leggi che sono contenute nell'interno sarebbero state scritte dai sacerdoti del regno di Israele, cioè del regno del nord, per introdurre una loro riforma secondo le loro idee. Quindi sarebbe stato scritto 6 secoli dopo Mosè. Ma attenzione! Poi quel libro, sotto Giosia, è stato fatto trovare nel Tempio. Farlo trovare nel Tempio è stato il mezzo per dargli un'autorità che non avrebbe certamente avuto se presentato come un'opera contemporanea. Cioè, l'hanno scritto, hanno detto al popolo, guardate cosa abbiamo trovato nel Tempio, un vecchio libro scritto da Mosè. Quindi queste leggi vanno rispettate. Cioè, l'inganno c'è da sempre. L'inganno c'è da sempre. Quindi quando si dice è secondo tradizione, quindi è una balla. Quindi nel 70%, ha il 70% di probabilità di essere una balla. Perché una tradizione nasce e si sviluppa per sostenere una tesi. E qui c'è scritto, cioè lo scrivono loro, non lo scrivo io, perché se lo scrivo io non conta nulla, lo so bene. La composizione di questa volta raccolta era attribuita a Mosè dal principio della nostra era e il Cristo e gli Apostoli si sono conformati a questa opinione. Cioè hanno accettato quell'opinione lì, che fosse stato scritto da Mosè. Ma le tradizioni più antiche non avevano mai affermato esplicitamente che Mosè fosse il redattore di tutto il Pentateuco. Cioè, non sappiamo niente. Non sappiamo niente. Quello che chiamiamo Antico Testamento è in gran parte opera dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. È dunque il frutto della meditazione sacerdotale protratta lungo secoli nella città di Gerusalemme. Finito. Prendiamolo per quello che è. È quello che sto dicendo da 6 anni. Facciamo finta che Abramo sia esistito. Facciamo finta che Mosè sia esistito, perché molti rabbini pensano che Mosè non sia mai esistito, neppure lui. L'archeologia israeliana ha documentato che il grande regno di Salomone non è mai esistito. Mai esistito. Era un piccolo governatorato locale. Quando Giosuè è arrivato a conquistare Gerico, secondo la grande epica della Bibbia, in realtà dice l'archeologia, Gerico era più o meno una massa di ruderi da quasi 3 secoli. Su quel libro viene costruita la nostra potenziale eternità. Cioè, o facciamo le cose che sono scritte lì e stiamo bravi e siamo premiati per l'eternità, o non facciamo le cose che sono scritte lì e non stiamo bravi e bruciamo per l'eternità. Perché? Bruciamo per l'eternità perché noi siamo stati condannati a morte dal peccato commesso dai nostri progenitori, il famoso peccato originale. Leggete la Bibbia attentamente e capirete che il peccato originale non c'è. Nella migliore delle ipotesi, qualora si volesse per un attimo fare finta che esistesse, cioè sia esistito, bisogna prendere atto di un altro fatto, che Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità.
ma sono i capostipiti di una razza speciale che loro si sono fatta per loro. Quindi se per caso loro hanno comunque commesso questo peccato originale, che non c'è, adesso lo leggiamo, a macchiare, a essere macchiati sono loro e i loro discendenti, non l'Homo sapiens. Semmai a essere macchiati sono loro, cioè i discendenti di quella etnia. Bibbia di Gerusalemme, così almeno siamo tranquilli, guardate, perché ripeto, se le cose le dico io, giustamente, io non sono nessuno, e quindi... Quando si dice, sapete, no? Eva, c'è questo famoso albero della conoscenza del bene e del male, che come scrive, diceva, no, non scrive, ero in un convegno a Roma, a Venezia, all'Ateneo Veneto, a un sulzato, biblista ebreo, dice, quando si parla della conoscenza del bene e del male in quel passo, in realtà si parla della sperimentazione, cioè sperimentare gli aspetti fisiopatologici del corpo umano, quindi non la conoscenza del bene e del male intesi con il senso etico, ma sperimentare che si può star male. E perché sperimentare che si può star male? Perché quando quel gruppo lì di maschi e di femmine stava con gli Elohim dentro il Gan Eden, non sperimentava quella cosa lì. L'hanno cominciato a sperimentare quando sono stati cacciati, cioè quando hanno detto adesso fate per i cavoli vostri. Perché finché stavate qui dentro problemi non ne avevate. Avete fatto quella scelta? Fuori. E la scelta qual è stata? Eva si fa tentare dal cosiddetto serpente, Nakash, che altro non era che uno degli Elohim, rivale del comandante del Gan Eden. Eva mangia con lui la mela. Ora, dovete sapere che la mela nella Bibbia non c'è. La mela è un'invenzione che è arrivata circa 3 secoli dopo, quando la Bibbia è stata tradotta in latino. L'albero del male era il malum, malum significa anche melo, e quindi si sono inventati la mela. In realtà mangiare il frutto nella Bibbia significa compiere l'atto sessuale, come è scritto nel libro dei Proverbi. Quindi Eva compie l'atto sessuale con questo Elohim. Poi, dopo, lo spiega ad Adamo. E lì Adamo ha cominciato a dire, porca Eva. Cominciamo male. Aspetta, le maschite arriviamo sempre dopo. Quindi. Si è cominciata lì, quindi rassegniamoci. Allora, Eva compie l'atto con questo qui, tant'è che quando concepisce il primo figlio dice io ho avuto caniti, cioè che vuol dire ho acquisito questo figlio, cioè Caino, appunto, et Yahweh. Et vuol dire con, non per grazia di, vuol dire con. Quindi probabilmente Caino è figlio di uno di loro. Poi dopo invece Abele è figlio della, pura, della linea pura geneticamente, quella prodotta solo con la clonazione senza imbastardimenti con gli Elohim. Insomma, questa roba non doveva venire, per cui i comandanti del Gan Eden, cioè di questo famoso paradiso terrestre, li cacciano. Non li uccidono perché erano comunque loro creature, li cacciano. E questa sarebbe la colpa con la condanna. La colpa che macchia da quel momento le anime di tutti gli uomini, e quindi in quel momento no, la morte torna a colpire l'umanità che invece sarebbe stata creata eterna, sapendo che nella Bibbia il concetto di eternità non c'è. Che cosa dice la Bibbia di Gerusalemme? Qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Leggete la Bibbia che avete in casa, non c'è bisogno di traduzioni particolari. Quando gli Elohim, capi, scoprono questo, dicono chiaramente: adesso l'Adam è diventato come uno di noi. Adesso l'importante, nel senso che questi avevano capito com'è che potevano riprodursi. Adesso l'importante è che non abbiano accesso alle pratiche dell'albero della vita, perché altrimenti diventano troppo pericolosi, e quindi fuori di qui. È un'azione preventiva. Dio ha paura dell'uomo, perché l'Adam sarebbe diventato troppo pericoloso se avesse avuto accesso a quelle pratiche che garantivano la lunga vita, non l'eternità. La vita lunga. Ok, arrivo subito.
Quindi non si tratta di un castigo per una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Quindi non c'è la colpa, non c'è il castigo. Leggo solo questo, poi arrivo. Quindi in rapporto al dogma del peccato delle origini, non bisogna cercare nella Bibbia tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, che è stato il primo che ha cominciato a ipotizzare il discorso del peccato originale, quindi non dobbiamo cercarlo nella Bibbia, sia che si tratti di riletture bibliche o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Allora, lo scrive l'esegesi. Non cercate nella Bibbia tutto ciò che è stato elaborato dopo, perché non c'è. Non Mauro Biglino. Pagina 25 di La Bibbia di Gerusalemme, edizioni EDB 2013. Prego. Perché non eliminare le divinità? Cioè, ma dice perché erano le loro creature, ma nell'interpretazione o c'è scritto che non sono stati eliminati? No, 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 non c'è scritto. No, era a domanda rispondo. No, non c'è scritto perché non li hanno eliminati. È ovvio che siccome avevano fatto un sacco di fatica per farli, facendo probabilmente tutta una serie, come ci raccontano i sumeri, tutta una serie di tentativi sbagliati, eccetera, finché hanno fatto quello giusto, allora dicono, vabbè, ok, boh, sono... ci hanno convissuto comunque per qualche centinaio d'anni, perché gli adamiti vivevano molto a lungo, fino a 800-900 anni, perché avevano una gran parte di componente genetica degli Elohim, e quindi ovviamente proprio ammazzarli barbaramente, non serve... immagino, vabbè, ok, l'importante è che stiano fuori di qui, ok, vadano a vivere, infatti dicono ad Adamo, adesso se vuoi mangiare saranno cavoli tuoi, e a Eva dicono, adesso capirai che fare figli fa male, perché finché stavi qui a produrvi ci pensavamo noi, tu non dovevi fare niente, adesso hai voluto, adesso vedrai quanto fa male. Che potessero entrare in contatto con conoscenze. Con conoscenze e pratiche soprattutto che li avrebbero resi veramente assolutamente uguali agli Elohim. E quindi estremamente pericolosi. Intanto anche perché non più controllabili dal punto di vista, diciamo così, demografico, no? E quindi vabbè, ok, dicono fuori, tant'è che mettono a guardia un Karuv, cioè un cherubino, a guardia dell'unica porta, quindi il paradiso terrestre. Il Gan Eden si entrava di lì, tant'è che Gan Eden significa luogo recintato e protetto, quindi avevo un unico ingresso, mettono una guardia, questo qui è l'ingresso, in modo che questi non possano tornare indietro. E quindi evidentemente, insomma, comunque, voglio dire, ci avevano convissuto per centinaia di anni, ok, avete fatto questa scelta, andate a viverla fuori di qui. E, tra l'altro, io appunto, domino da fuori, da dentro, io domino comunque voi. Comunque, ovviamente, l'importante è che non abbiano accesso, che non abbiano accesso alle pratiche. Di una bella macchina costruita, vi userò da dove sono. Animali da allevamento e comunque vi uso comunque, cosa che magari stanno anche continuando a fare. No, certamente continuando a fare. No, no, prego. Scusa, ci siamo sovrapposti, ma colpa mia, pensavo per essere qui. No, ma ti chiedo una tua opinione perché ovviamente non è. Se io avessi interesse a che una delle creature che ho fatto per 3 miliardi di ragioni non si riproduca, perché non la faccio a stelle? Difatti, il problema è che probabilmente è proprio l'intervento dell'altro Elohim che li ha resi fertili, ah, perché in origine forse erano sterili. Ah, okay. Lui vi spiegherà, lui spiegherà anche come si possono, durante la clonazione, produrre dei blocchi cromosomici per impedire che si riproducano. Okay. La storia di Enki e Bill. Esattamente. Però allora perché fare la femmina? Perché fare la femmina? Perché lo dice la Bibbia. No, allora, la Bibbia dice che gli Elohim presero l'Adam e lo posero in Gan Eden, cioè non l'hanno fatto nel paradiso terrestre. L'hanno preso da un'altra parte e l'hanno messo lì perché lavorasse con loro, cioè custodisse questo loro laboratorio. Adesso leggiamo anche cosa dice la genetica, sono cose stupende, la pelle bocca. E perché lavorasse in quel loro laboratorio. E ovviamente hanno preso i maschi perché, siccome dovevano lavorare anche perché questi stavano producendo geneticamente il cibo per l'umanità. Quindi lì stavano producendo i cereali, poi dopo leggiamo cosa ci dice la paleobotanica, la paleogenetica, e quindi hanno preso l'uomo, cioè il maschio, perché fisicamente è esattamente. Dopo
Dopodiché dice la Bibbia che dopo un po' si sono accorti che la compagnia degli animali per il maschio non era sufficiente. Questi arrivavano pecore. E hanno detto quindi facciamo la femmina. Ok? Facciamo la femmina. E gli hanno fatto la femmina, perché il maschio aveva le sue esigenze, ok? Però probabilmente l'hanno fatta sterile. Dico probabilmente, non lo so, magari introducendo. Dopodiché invece questi scoprono che si possono riprodurre, ma dopo l'intervento dell'altro Elohim, cioè dell'Elohim rivale. Il quale l'avrebbe fatto perché? Ah, per le rivalità, gli scontri, prima citava gli scontri tra Enki e Enlil. Cioè probabilmente Enlil era il comandante dei Gan Eden, cioè dei laboratori. Enki, che era quello che aveva prodotto l'Adamu, l'adico Adamu che corrisponde all'Adam biblico, era il suo fratello rivale e quindi, diciamo così, non è che si amassero tantissimo. E quindi siccome Enki aveva prodotto lui, dice no, io a questi voglio dare maggior possibilità di sviluppo. Enlil probabilmente diceva no, questi qui devono lavorare, stare zitti, basta. Ci facciamo noi quelli che ci servono. Lui vi racconterà per esempio di quando producevano con ingegneria genetica le caste di guerrieri, cioè sorte di super uomini tutti uguali, chiamati gemelli, li mandavano in battaglia, poi dopo le battaglie, cioè quindi certe volte correvano il rischio di diventare pericolosi per i comandanti stessi e li ammazzavano. Anche cioè, la compatibilità genetica. Esattamente. Questo ve lo racconterà con lui in particolare. Alla luce di queste considerazioni, che cosa dobbiamo pensare della Kabbalah? Che è una elaborazione mistica fatta su un testo che di mistico non ha nulla. E starei per dire che è stata fatta consapevolmente per nascondere, perché non si capisse che cosa c'è scritto in quel testo, perché comunque alla base di tutto c'è il fatto che c'è un popolo che ritiene di essere particolarmente puro dal punto di vista genetico rispetto a tutti gli altri. Puro vuol dire particolarmente ricco degli Elohim, cioè di quelli che ci hanno fatto. E quindi un popolo da questo punto di vista privilegiato rispetto a tutti gli altri. Che sì, tu hai detto che poi è soltanto una famiglia e il resto del... sono gli israeliti. Cioè Giacobbe a un certo punto si chiamerà Israele e gli israeliti, cioè i discendenti di Giacobbe. Gli altri di questi non si sa più nulla, sono diciamo scomparsi dalla storia. Esatto, probabilmente erano meno potenti, meno interessati, non lo so, e quindi di questi qui da un certo punto in avanti diciamo non si ha più traccia, questi qui hanno appunto l'abilità di mantenersi sostanzialmente fino ad oggi. Ma da voi dire, quando sono usciti, cosa hanno trovato fuori? Perché se erano loro due solo? Esatto, allora, fuori hanno sicuramente trovato gli altri sapiens, sempre fabbricati dagli Elohim. Ovviamente, questa era una razza speciale che aveva più patrimonio genetico. C'erano altri fuori, ma certamente era pieno, perché loro gli Elohim hanno cominciato a farli, stando a ciò che si può ipotizzare dalla genetica ufficiale, intorno a 250.000 anni fa, ma questo ve lo spiegherà lui. Intorno a 250.000 anni fa, con tutta una serie di esperimenti di cui lui vi spiegherà la, tra virgolette, impossibilità in natura, chiuse virgolette. E poi su questi qui invece loro sono intervenuti ulteriormente per farsi una razza di lavoratori per loro, quindi particolarmente privilegiata, tant'è che a questi qui vengono date tutta una serie di conoscenze. La Bibbia sembra che ci sono solo loro due. Lo so, perché la Bibbia a un certo punto è diventata una sorta di bignami condensato per dire noi siamo gli unici, noi siamo i... No, non è così. La Bibbia è stata scritta da quel popolo che vuole parlare di se stesso, come fanno tutti i popoli quando parla di se stessi si magnificano. Ci sono dubbi, non è che siano colpevoli rispetto ad altri di fare questo, lo facevano gli egiziani, lo facevano chiunque, no? Noi siamo i migliori e il nostro Dio è il migliore, anzi è l'unico. Lo facevano tutti. Loro l'hanno fatto esattamente come gli altri. Poi, se la Bibbia non fosse stata rapinata per farne ciò che è, probabilmente nessuno ne parlerebbe, anche perché questi signori qui non hanno nessun interesse a parlarne. Cioè loro giustamente se la tengono perché dicono questo è il libro nostro.
noi non lo dobbiamo raccontare a nessuno, perché questo libro qui è un libro che parla del patto di alleanza che noi abbiamo fatto con lui. Lui ci ha fatto delle promesse, se noi manteniamo la nostra parte di alleanza, lui prima o poi manterrà le sue promesse. Invece poi è stata presa, è stata fatta diventare ciò che sappiamo, e allora la conosciamo tutti. Ma altrimenti è un libro che contiene un'alleanza tra uno e una famiglia, e i suoi discendenti ovviamente. Stop, basta. E quello doveva rimanere. Tant'è che appunto quando poi parlano di certe cose, come quando scrivono di tutta una serie di cose che io ho scritto nei libri, che la Bibbia parla di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Su varie cose Mauro Bilino ha ragione, la Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Il termine ebraico Malak, tradotto con angelo, ha come soggetto esseri comuni. I cherubini è noto agli ebrei da sempre attraverso il Talmud, che erano oggetti meccanici, una specie di robot che, e questo è in risposta a due capitoli che io in uno dei libri ho dedicato ai cherubini per spiegare che erano macchine, chiaramente descritte nella Bibbia, e loro dicono, ma noi lo sappiamo da sempre, cosa cavolo credete di aver scoperto questo qui? Io niente, io non ho scoperto niente, faccio un lavoro da idiota, dico guardate che nel libro, in quel libro c'è scritto questo, punto, fatene quel che volete, se vi piace lo usate per i ragionamenti, se non vi piace lo buttate nel cestino, non mi interessa, non ho scoperto nulla, loro lo sanno da sempre, arrivo subito. Il capitolo sul Satan, quello in cui documento che Satana non esiste, Mauro Bilino lo ha egregiamente trattato, su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Io dico, signore, guardate che c'è scritto quello, punto. Fatene quel che volete. Leggete i libri dei teologi, ma leggendo la Bibbia a fianco, perché nella Bibbia c'è scritto questo. Io ho seguito più o meno tutte le sue conferenze, parlando su YouTube, eccetera. E lei diceva che Yahweh è proprio quello che sostanzialmente non ha mai mantenuto la sua promessa, quella di dare la terra promessa. Esatto, neanche adesso. Ecco, però neanche adesso, è vero, però stavo ragionando, adesso non vorrei portare a superstire l'interpretativo che non è nessuno, no? Però il fatto è che questa è la mia immagine. Posso avere un dito d'atto? Sì, guarda. È qui. Prego, prego, dica, tanto io mi... Il fatto è che questi sostanzialmente, forse, hanno in mano il mondo, anche ancora oggi. Sì. Cioè oggi soprattutto, è sempre più accelerata questa conquista del mondo attraverso la finanza, attraverso tutto il mondo. Non è che per caso possa essere che ha mantenuto quello che gli ha detto. Che... Da questo punto di vista sì, anche perché la finanza che ci governa è basata sulle stesse cose scritte nella Bibbia. Sono tutti ebrei che ci governano, no? Sì. Rothschild, Rockefeller, eccetera, 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 eccetera. Che nella Bibbia c'è scritto chiaramente che voi non presterete mai, vi farete mai prestare denaro dalle nazioni, voi presterete denaro alle nazioni, perché chi presta denaro è padrone, e chi riceve denaro in prestito è schiavo. E noi siamo i servi di questa gente, lo sappiamo. E allora non è che per caso sta mantenendo il pieno. Da questo punto di vista sì, io dicevo dal punto di vista territoriale, sì sì, no, no, da questo punto di vista. Però qui stiamo interpretando. No, sì, chiaro, questa è un'ipotesi, certo. Però sta di fatto che insomma chi governa il mondo lo fa attraverso la finanza. Parlando di interpretazioni, sapete che spesso io ho parlato di una roba che si chiama Kavod. Mm-hmm. Che viene tradotto con gloria. E su questa roba qui sono anni che si sono scatenati, no, nel dire che io mi invento tutto. Allora, Kavod, leggete i capitoli 33 e 34 dell'Esodo, leggete Ezechiele il capitolo 1, il capitolo 2, il capitolo 3, eccetera. È una roba che io ve li sintetizzo, però vi prego andate a leggerlo. A un certo punto Mosè, che parla con Yahweh, gli dice... Io devo vedere il tuo kavod, perché questo rappresentava la garanzia del fatto che Yahweh sarebbe stato in grado di mantenere la sua promessa, cioè di condurre quella gente ad una conquista militare di un territorio. Anche perché Yahweh ha detto, io vi darò quella terra, ma per dargli quella terra, questi se la devono andare a conquistare sterminando quelli che ci stanno. Non è che siccome l'ha detto Dio, se l'ha detto Dio, allora la terra... No, col cavolo. Quelli che ci stavano, che sono i loro cugini diretti, dicono sì, col cavolo che ti diamo la terra.
questa qui l'abbiamo letto prima, c'è la data al nostro, noi ce la teniamo, no? Ok, allora, questi qui sono i nemici di Israele. Cioè, se voi leggete la Bibbia, quando voi leggerete la Bibbia, vedrete che Israele, gli israeliti, combattono contro questi qui per strappare loro le terre. Ma questi qui sono cugini, zii e nipoti di questi qui. Non è che Yahweh andasse a combattere contro gli egiziani o gli assiri, i babilonesi o gli ittiti, perché quelli non se li poteva neanche sognare, talmente erano grandi rispetto a lui. Lui andava a prendersi dei prati, dei pezzi di montagna, strappandoli ai parenti stretti, cercando di strapparli ai parenti stretti quando ci riusciva. La Bibbia dice questo, dice questo. Tra l'altro, dicevo prima, questi qui avevano anche degli altri epiteti. Baal Peor, per esempio, che vuol dire signore della, per semplificare, della esposizione degli organi sessuali. Difatti questo qui praticava un sacco di sesso e lo faceva praticare ai suoi. Tant'è che molto spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da quello là. E Yahweh li ammazzava. Altro si chiamava Baal Zabub. Allora, quando la teologia ha preso Yahweh e l'ha fatto diventare il Dio spirituale, trascendente, onnisciente, eccetera, 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 la teologia ha elaborato in quell'altro mondo lì trascendente anche la controparte di Yahweh, cioè i diavoli. Baal Peor in greco è diventato Baal Fegor, da cui Bel Fagor. Baal Zabub, che vorrebbe dire signore delle mosche, è diventato Bel Zebù. Cioè, i nomi degli Elohim, rivali nella realtà concreta storica di Yahweh, sono diventati i nomi dei rivali ipotetici del Dio trascendente nei mondi spirituali. Inventato Dio, inventati i diavoli. Addirittura con i nomi, che sono lì. Capite? Allora, quando lui doveva andare alla conquista di questi territori, Mosè gli dice: sì, va bene, io però devo vedere il tuo kavod. Kavod è un termine ebraico, kavod, che significa pesante. Poi, per estensione, significa anche glorioso, perché per esempio si dice di un uomo pesante, cioè di, per esempio di un uomo ricco, e un uomo ricco è un uomo che ha peso, un uomo che ha peso è anche un uomo che gode di buona fama. Quattro passaggi, il primo è pesante, ok? Però ovviamente, siccome la Bibbia deve parlare di Dio, allora che cosa può essere questa roba qui? Beh, la gloria di Dio, no? Bene. Allora, siccome Mosè gli dice, io, gli parla sempre guardandolo negli occhi, lo dice la Bibbia, gli dice, io devo vedere la tua gloria. Il che vuol dire che quando Mosè guarda Dio, la gloria non va bene, no? Altrimenti mica gli direbbe, devo vedere la tua gloria. Voi leggete i capitoli che vi ho detto e troverete scritto che Yahweh gli dice tieniti pronto per domani mattina, cioè la mia gloria io so oggi, non lo prendo, te la faccio vedere domani mattina. Capite? Quindi la gloria è una roba che non accompagna Dio. Se la volete vedere gliela chiedete, lui vi dice quando ve la fa vedere. Però gli dice, oh, così è scritto nella Bibbia, quando, però gli dice, però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, quindi la gloria è una roba che passa, tu la guardi da davanti, sei davanti, muori e Dio non può farci niente. Se voi siete davanti alla gloria di Dio, voi crepate, Dio non è in grado di controllare. Se però mentre io passo tu ti metti dietro queste pietre e la guardi di dietro, dopo che è passata non muori, ok? Quindi la gloria è una roba che passa, l'importante è non trovarsi davanti. Se avete un muro, delle pietre, vi riparate, la gloria non vi uccide. Quindi il muro fa ciò che Dio non è in grado di fare. Vi ripara dagli effetti della gloria di Dio. Leggete quei capitoli, per favore. Dopodiché, per esempio, voi arrivate a leggere Ezechiele. Possiamo prendere Ezechiele 3? E quando leggerete Ezechiele 3, avrete letto Ezechiele 1, eccetera, dove si parla del Ruah, ma adesso non abbiamo tempo, quindi... E quindi già tutta una serie di cose, di eventi precisi, eccetera.
Poi a un certo punto si legge Ezechiele 3,12 ed è Ezechiele che parla e dice: poi uno spirito mi sollevò, in ebraico c'è un ruach, mi sollevò, e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Quindi in ebraico c'è: poi un ruach mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. Quindi la gloria del Signore è una roba che si alza, e mentre si alza fa un gran casino. Per cui se ce l'avete dietro la schiena, magari non l'avete vista, ma udii dietro a me, sentite che fa casino mentre si alza. Siamo sempre nella Bibbia di famiglia cristiana. Udii il fragore delle ali, che battevano l'una contro l'altra, e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Il ruach mi sollevò e mi portò via. Quindi il kavod di Yahweh fa un grande casino, ha ruote e ali. Allora, questo è ciò che dice la Bibbia del kavod, che vi prego di andare a leggere, che non dovete fidarvi delle cose che vi dico. La teologia cristiana, che deve dire che la gloria di Dio, di quella roba lì dice, ad esempio, però anche vi prego, andate a leggere i testi dei teologi: è come un diamante a più facce che rifrange la luce in molti modi e gradazioni. È un concetto difficile da analizzare. I suoi tanti possibili significati ci aiutano a comprendere qualcosa del mistero di Dio. Denota la rivelazione dell'essere natura e presenza di Dio. Non è un fenomeno fisico impersonale separato da se stesso, ma un'espressione personale di se stesso all'uomo. È la manifestazione della trascendenza divina. È il potere salvifico di Dio. È la rivelazione di come Egli desidera essere riconosciuto da noi. Cioè, quella roba lì, che fa tutte quelle robe lì, con quel casino lì, sarebbe questo. Io ne ho fatto una piccola raccolta, vi prego di andare a leggere. La sua gloria è il suo diritto di preminenza in virtù del suo essere Dio. La gloria di Dio è scesa sulla terra per illuminare le genti ottenebrate dalla nube di Satana. Non esiste. La gloria di Dio è qualcosa che trascende il breve spazio del nostro soggiorno sulla terra. Cioè, di tutta quella roba lì che vi ho detto che fa quella roba lì, che se la guardate davanti crepate, se vi nascondete dietro le pietre vi salvate, la potete guardare di dietro, se si alza da terra fa rumore, secondo la teologia cristiana è questo più centinaia di altre cose. Sentite cosa scrive un esegeta di quel forum di prima, io ve lo leggo. La vicenda appunto di Mosè, che gli dice: fammi vedere la gloria. La gloria non la puoi vedere davanti, la puoi guardare di dietro. Nella narrazione dei fatti, quando Mosè si confronta con Dio, la Torah dice che parlavano faccia a faccia. Ed è un termine che, come Elohim, è un plurale che viene reso col singolare. Va bene. Trovarsi faccia a faccia è linguaggio giuridico e indica il dibattito tra le due parti sull'applicazione di una norma, di una punizione, di una decisione, di una sentenza. Allo stesso modo, nel linguaggio militare indica il confronto tra due parti. Il testo inoltre dice che Mosè lo vede passare stando da dietro, che termini che hanno una valenza giuridica. Il passare è da intendersi esattamente come in italiano quando si dice passare in giudicato, e il trovarsi dietro indica l'opposizione che un difensore afferma rispetto al giudicante. Poi si dice: Biglino si inventa le interpretazioni. Il kavod è la funzione giudicante, proprio come quando al giudice terreno ci si rivolge dicendo vostro onore. Vostra gloria. Vabbè, non faccio commenti. In conclusione, la situazione è la seguente: Dio ha deciso di punire gli israeliti per il peccato di idolatria e di fatto invierà la punizione. Mosè si oppone quale difensore del popolo peccatore e fragile, affronta il giudizio faccia a faccia opponendo la sua difesa dal di dietro. Infatti stando da dietro, non era una battuta, non voglio fare. Cioè, dice qui, cioè me a corà, cioè stando da dietro. Difatti la punizione non sarà totale, non saranno sterminati tutti gli israeliti. Quindi questa è una chiave di lettura di quella roba lì che vi ho spiegato.
Dottor Jeff Benner, fondatore del Centro Ricerche sull'Antico Ebraico, autore di un sacco di pubblicazioni. Sul chi è che conosce l'inglese, ma è semplicissimo, una frasetta. Sul termine kavod dice questo. The original concrete meaning of kavod is battle armaments. L'originale concreto significato della parola kavod è armamento da battaglia. Arma da battaglia. Allora, tra l'interpretazione teologica, la chiave di lettura giuridica e questa qui, scegliete voi quella che dopo che avrete letto quei capitoli. Questa di chi è questa inglese? Dottor Jeff Benner, questo è nel suo dizionario del Ancient Hebrew Dictionary. Quindi dizionario dell'antico ebraico biblico. Una specie di corazza. No, no, è proprio l'arma, il mezzo con cui lui viaggiava e combatteva. Ah, quindi, un mezzo? Sì. Il significato originario è di kavod è arma da battaglia. Veicolo. Sì. Quindi, tre chiavi di lettura, ve le ho date tutte e tre, dopo che avrete letto la Bibbia, scegliete voi quella che secondo voi è più vicina a ciò che racconta la Bibbia. Perché altrimenti, se uno legge queste interpretazioni, che quelle sono interpretazioni, dice certo che la gloria di Dio è proprio una gran cosa. È solo che uno dice, ma tutte queste robe qui sulla gloria di Dio sono scritte come se la Bibbia non fosse mai stata scritta. È puro pensiero teologico elaborato a tavolino, perché la Bibbia ci dice che se ci stai davanti crepi, ma se ti nascondi dietro le pietre non crepi. Quindi non vi ho dato la mia interpretazione, eh? Vi ho detto che cosa dice la Bibbia e vi ho dato tre. Grazie. Se voi scrivete kavodcustom.com, questo termine, queste qui sono lettere ebraiche bibliche, c'è scritto kavod ed è una fabbrica di armi. Grazie. Capite? Perché gli itti? Quindi scegliete voi quella che vi piace di più. Perché gli itti erano molto più avanti rispetto a gli itti? Ma perché evidentemente quegli altri, beh, erano un popolo più strutturato e magari i loro hanno deciso di trasferire più conoscenze tecnologiche. Io nel libro, quello di Mondadori, La Bibbia non parla di Dio, ho esaminato in parallelo la Bibbia e l'Ilia dell'Odissea. Ho iniziato, sono diverse decine di pagine nel libro che sto scrivendo adesso e che uscirà nell'autunno continuo, e dove faccio vedere come in realtà gli dei greci e gli dei, gli Elohim biblici, fossero assolutamente uguali, cioè ci raccontano le stesse storie, ci parlano delle stesse persone, proprio sono loro, sempre loro, con le stesse esigenze, gli stessi strumenti. Adesso qui in questo qui sto esaminando la tecnologia. Quindi la tecnologia che c'è nelle linee dell'Odissea. E ho ripreso anche gli studi di un docente, tra l'altro ingegnere meccanico, università ad Atene, che ha scritto proprio tra l'altro un libro sulla tecnologia in Omero, dove si parla chiaramente della robotica. Robotica per esempio applicata dal Theos, cioè dal dio Efesto, che era quello che si occupava della lavorazione dei metalli, e il quale ha fatto un sacco di cose, per esempio per il giardino della casa di Alcino era il nipote diretto di Poseidone, cioè uno quelli che in greco si chiamano gli Anchizeoi, cioè i consanguinei degli dei. Lui era suo nipote e quindi godeva di tutta una serie di donazioni e di strumentazioni particolari. Tra l'altro aveva un Gan Eden, cioè un paradiso uguale a quello biblico, ed è descritto nell'Odissea, libri 6-8. E io lo descrivo nel libro, quello appunto, la Bibbia non parla di Dio. A guardia del suo palazzo c'era dei cani robotici, cioè costruiti in metallo che non si rompevano e non invecchiavano mai, quindi dei robot che governavano, cioè tutelavano quel palazzo. Efesto, che per un incidente provocato era zoppo da entrambe le gambe, per camminare si faceva accompagnare da due ancelle, qui siamo nell'Iliade, e queste due ancelle, dice l'Iliade, avevano dentro il pensiero e la parola, ma tutte le ancelle hanno dentro il pensiero e la parola, invece di queste due qui hanno bisogno di dirlo. Avevano la pelle lucente come l'oro, l'apostrofo oro, e alla fine si dice erano in tutto uguali a fanciulle vive.
Prego. Ultimamente ho letto qualcosa anch'io dell'Odissea e si cita anche la Sardegna come uno dei passaggi, no? E della Sardegna ho letto che molte divinità, comunque sarde anche parole, vanno a prendere alcuni dei sumeri, tipo sì, Inanna, che moltissimo deriverebbe anche la ninna nostra. Infatti la storia della Sardegna da riscrivere. Come tanti altri, parla di cani che giravano di nuovo, insomma, da riscrivere. È molto interessante. Comunque. Ci sono tutta una serie di toponimi che sono chiaramente paiono chiaramente di origine sumera. Ci sono alcuni studiosi sardi che lo stanno... Sì, infatti lo stavo leggendo ultimamente, che lo stanno facendo, ma tutte le volte che vado in Sardegna mi raccontano, vedo delle cose, eccetera. E... Come anche i reperti ci sono. Sì, sì, no, infatti, ma adesso poi sta tutta la storia di quelle statue dei giganti che sono state occultate per più di quasi 20 anni, perché non sapevano come spiegarle. Adesso finalmente sono state, a furor di popolo, sono state costrette a tirarle fuori e a farle vedere, perché non, cioè, le cose che non sanno come spiegare. E qui ti vedo in piedi, quindi sì, vuol dire che no, per avviarci sì alla conclusione, okay. Volevo appunto vedere se c'erano una serie di domande. Va bene. E poi te ne voglio fare io due. Volevo chiedere qualcosa riguardo a... cioè volevo tirar fuori dei termini tipo centauri, tritoni, sirene e poi buttarla giù semplicemente. Mettiamola giù. In una situazione in cui ingegneri genetisti non hanno alcuna limitazione nel fare sperimentazioni, sperimentano tutto. Poi ciò che funziona lo tengono, ciò che non funziona lo buttano. Nel nuovo libro sto scrivendo di un parallelismo tra Omero e Eliodoro, che narra di come Omero, probabilmente figlio di uno di loro, avesse una delle due gambe ricoperta di peli come se fosse pelle di una capra, infatti Omeros sarebbe la coscia, cioè veniva indicato come questo. Dice però che lui teneva sempre nascosta la sua origine, ma lui sarebbe stato un mezzo sangue, frutto di un incrocio particolare. E, d'altra parte, noi adesso, no, facciamo che so cosa sono gli animali, cioè i maiali fosforescenti, facendo tutti gli incroci possibili immaginabili, ovviamente non lo facciamo sull'uomo, almeno ufficialmente, anche se in Cina sono già molto avanti su certe cose, e gli americani non sono tanto contenti, ma comunque vabbè. E quindi queste cose qui possono essere state tutti esperimenti, perché non avevano nessuna limitazione. Quindi quella che per noi è diventata la mitologia, in realtà probabilmente questi qui esistevano davvero. Poi siccome erano esperimenti, come dire, non funzionanti come gli altri, no? Cioè non si sono riprodotti, sono morti, sono scomparsi, sono stati distrutti, non lo so. Comunque questo, io da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo nel pensare che, cioè, viste le descrizioni fatte dai sumero-acadici su tutti gli esperimenti sbagliati fare per arrivare a produrre l'uomo giusto, quindi erano fatti per esempio alcuni che non riuscivano a trattenere l'urina, altri che non riuscivano a masticare, altri che avevano le mani che non si chiudevano, altri che avevano tutta la cassa toracica storta, perché ovviamente si fanno esperimenti, come per fare la pecora Dolly ne hanno fatte 220-230 prima di fare quella giusta, quindi dopo 230 esperimenti sbagliati hanno fatto la pecora giusta, l'unica sopravvissuta. E lo stesso ci racconta le sumeri, ma la genetica, ve l'ho detto prima, ci racconta di come tra 10.000 e 8.000 anni fa, nel territorio dove la Bibbia ci dice esserci stato il Gan Eden, cioè a nord della Mesopotamia, sono avvenute, dal punto di vista della genetica, delle fusioni, e ho qui gli articoli di Le Scienze, che i paleogenetisti definiscono, fra virgolette, impossibili. Cioè inglobamenti totali, ma sono avvenute non nella margherita, sono avvenute nei cereali. E sono quelle che hanno portato ai cereali che hanno nutrito milioni di uomini nella storia dell'umanità. Una serie di fusioni genetiche impossibili, cioè inglobamenti totali, cioè impossibili spontaneamente. Impossibili, in natura non esistono, non possono esistere. Assorbimento e inglobamento di patrimonio di DNA completo di una pianta e con un'altra, quindi ne nasceva un mostro genetico che aveva i due DNA in natura, muore subito. Omogeneo. Esattamente. Contemporaneamente in Perù
sempre articoli delle scienze, avveniva questo sulla patata, cioè che ha inglobato il DNA dell'agrobacterium, che è quello che la rende commestibile, perché altrimenti non lo sarebbe. E anche lì c'è scritto, e lì c'è scritta una frase stupenda, che è avvenuto ciò che avviene come gli OGM in laboratorio. Perché in natura questa trasposizione orizzontale di patrimonio genetico non è possibile, non avviene. Lì è avvenuta, e c'è scritto proprio come avviene con gli OGM in laboratorio. Questo risalirebbe a più o meno... tra gli 8.000 e 10.000 anni fa. Quindi tra 8.000 e 10.000 anni fa, quando i testi antichi ci dicono che c'erano quelli lì, che avevano prodotto il Sapiens e che stavano sperimentando e avevano necessità di produrre molto cibo, in Medio Oriente hanno prodotto i cereali, in America hanno prodotto la patata. Quindi... cereali e patata sono i due alimenti che hanno nella storia nutrito milioni e milioni e milioni di uomini. La paleogenetica ci dice che sono nati da eventi genetici impossibili in natura, ma siccome i testi antichi ci dicono che lì c'erano quelli lì, basta che mettiamo insieme le due cose, sono impossibili in natura, ma sono avvenuti, i testi antichi ci dicono chi li ha fatti. Interessante. Cioè, ci vuole tanta fantasia per mettere assieme queste tre cose qui. Impossibili, avvenuti, li hanno fatti quelli là. Ok, finito. Facciamo finta che sia vero e abbiamo la spiegazione. Quindi Michael, Gabriel... Michael vuol dire chi come El, cioè uno, infatti Michael era un comandante di comandanti, per dire, un generale di corpo d'armata. Gabriel è un Gever di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El. Quello che arriva e sente stanco, affaticato di fatica e non volando è proprio un Gabriel. E un Gabriele è quello che va da Maria. E Uriel? Visita Maria, Uriel è fuori dal contesto biblico. Gabriele va da Maria e lei rimane incinta senza conoscere l'uomo. Nel nuovo libro, quello che esce ad aprile, pubblico una serie di testi contemporanei ai Vangeli dove si dice dei timori che ha avuto Giuseppe. Sul fatto che Maria potrebbe essere stata ingannata da qualcuno che si è fatto passare per un altro, quindi forse lo Spirito Santo è entrato al suo posto. Tra l'altro, quando questo Gabriele va da Maria, che le dice in greco Kaire che caritomene, salve piena di grazia, allora che caritomene è un aggettivo che deriva dalla forma medio passiva del verbo carito, che vuol dire rendersi belli. Quindi Gabriele potrebbe in realtà averle detto... Ciao per la gnocca. Bravo. Abbona. Cioè, gioisci tu che ti sei resa bella. Gioisci. Tra virgolette, perché abbiamo scelto te per fare ciò che dobbiamo fare, cioè fare l'impianto. Non piena di grazia divina, cioè bella. Lei non si è offesa comunque. No. Poi paurita perché comunque... Quindi non possiamo più dire Ave Maria piena di grazia. Ave Maria piena qualcosa. Ave Maria piena. Bella gnocca. Teoricamente, teoricamente. Però il verbo carito. Però il verbo carito significa quello. Il verbo carito significa quello. Che caritomene è in forma medio passiva. Medio passiva, tra l'altro medio vuol dire rendersi riflessivo in, per noi, nella nostra forma. Quindi, prego. Possiamo intendere uno spazio temporale abbastanza recente in ordine planetario, sì. Questo si parla di 10.000 anni, poi prima di 250.000 anni per la creazione dell'Homo sapiens, si dice. Ma possiamo intenderlo a questo punto, visto che i tempi sono molto più lunghi a livello cosmico, se si vuole, che tutto il pianeta sia in qualche modo stato per gli Elohim un perché laboratorio. No? Perché no? Cioè che tutte le forme di vita che si sono poi susseguite nel qui siamo proprio ovviamente nell'ambito delle ipotesi, ovviamente. Sì, beh, chiaro, ma... Però la Terra potrebbe essere un posto in cui è stata impiantata la vita da degli, fra virgolette, inseminatori che teoricamente vanno alla ricerca di luoghi in cui si può impiantare la vita, come noi stiamo timidamente cercando di fare su Marte con il terraforming su Marte, cioè renderlo di nuovo, perché probabilmente
lo era già, prima che magari qualcuno lo distruggesse per poi andarsene, e probabilmente lo era già, e quindi renderlo di nuovo pianeta adatto alla vita. E difatti... Questo mi porta un po' a pensare anche a un determinato messaggio che molti conoscono come Rael, portato da questo giornalista francese, che si rifaceva anche a passi biblici. No? Si rifà a passi biblici chiarissimamente, Rael, cioè il giornalista Claude Vorion. Esatto. E teniamo presente che la sua famiglia è di origine ebraica. Ok, ma era soltanto per assonanza. Un sacco di cose le sa. Ok, perfetto. Un sacco di cose le sa. Pensate che noi abbiamo Superman, che quando io ero ragazzo si chiamava Nembo Kid. Sì, Superman è stato inventato da due ebrei, che l'hanno chiamato Kal-El. El è il singolare di Elohim, sarebbe il nome di Dio. Kal significa rapido e leggero. Kal-El è uno che arriva da un altro pianeta, è più potente degli uomini, ma è mortale, esattamente come gli Elohim. E a chiamarlo così sono stati i due ebrei che l'hanno inventato. Quando se ne sono andati? Se ne sono andati. Allora, Giuseppe Flavio, già citato, che scrive alla fine del primo secolo d.C., ci dice che quando i romani arrivano a Gerusalemme, 70 d.C., per mettere fine a tutti questi movimenti messianici, eccetera, e i sacerdoti che erano, questo lo scrive nelle guerre giudaiche, libro VI, che erano nel Tempio, sentono un grande frastuono, poi una voce che dice: noi abbandoniamo questo luogo, e dice: e fu vista una visione che, se non avesse avuto tanti testimoni, non sarebbe credibile, carri celesti circondare la città tra le nubi. Quindi 70 d.C. lo scrive Giuseppe Flavio. Il fatto è che questa roba qui la scrive anche Tacito nel suo Istorie, libro 5, capitolo 13. Quindi anche Tacito scrive la stessa roba. Quindi i romani avevano degli Elohim più tutti potenti. Avevano gli Elohim. Sì, dicono. Non ho più tempo, all'inizio sono partito con quel libro Dei e religione dell'antica Roma. Allora, in quel libro lì ci sono delle cose che uno le piglia e le mette nella Bibbia, non deve cambiare una virgola. Cioè, gli antichi dei romani erano esattamente uguali agli Elohim biblici. Chiudo con questo, adesso, cioè, non so, quando poi dobbiamo chiudere. Io più volte ho raccontato, ho scritto, ho documentato di come gli Elohim biblici volessero il grasso addominale, nel senso che lo volevano che fosse bruciato perché li calmava con il fumo, no? Nel libro di Mondadori ho documentato come questo nell'Iliade dell'Odissea sia scritto più di 30 volte, cioè gli dei greci volevano esattamente le stesse cose che volevano gli Elohim biblici. Cosa volevano gli dei romani? Volevano l'omentum, cioè il grasso addominale che costituiva la parte sacra della vittima destinata esclusivamente a Dio. Cioè Yahweh dice: quel grasso lì è mio, se trovate qualcuno che lo usa lo ammazzate perché è mio. Che cosa volevano gli dei romani? Esattamente lo stesso grasso che voleva Yahweh. Senti Mauro, in chiusura ti faccio una domanda, visto che siamo... Finisco solo con questo. Prego, prego. Il grasso e soprattutto quello che circonda le viscere era considerato in antico la porzione per eccellenza della vittima sacrificale, quella destinata agli dèi, esattamente come gli Elohim biblici. Ma per una ragione precisa. Sì, li calmava, era un fatto neurofisiologico, perché è pieno di molecole calmanti. E nel capitolo 28 del libro dei numeri questo è scritto più di 10 volte. Yahweh dice: quel grasso lì lo bruciate a me perché mi calma. Lo trovate anche nella Bibbia. Meno male. Mi calma. Meno male, se no. Meno male. Ma le iniziali vesti, vietato le vesti di due tessuti diversi? Ah, le due vesti, sì, giusto, era rimasta in sospeso. Quando si descrive l'abito dei cosiddetti sacerdoti, che non sono quelli che devono portare l'anima a Dio, perché nella Bibbia non c'è nessuna anima da portare, sono quelli che si occupano di lui, della sua casa, insomma, della sua dimora, del suo cibo, di tutte queste cose, e che alcuni di loro, quelli della famiglia di Erome, entravano nella parte più interna del Tempio dove avvenivano cose molto pericolose, molto.
Tant'è che dovevano essere vestiti in un certo, erano pochissimi quelli che potevano entrare, e dovevano essere vestiti in un certo modo. E dovevano avere sulla pelle il lino, cioè la pelle doveva essere a contatto col lino, poi sopra avevano altri indumenti e all'esterno avevano una tunica che aveva al fondo dei campanellini, e la Bibbia dice così i campanellini suoneranno e lui non morirà, il che vorrebbe dire che se Dio non sentiva suonare i campanellini, no. Vuol dire che finché quelli erano fuori sentivano suonare i campanellini, vuol dire che lui lì dentro si stava muovendo. Se i campanellini non suonavano più, vuol dire che era successo qualcosa e bisognava tirarlo fuori. Ok? Allora, il lino ha delle proprietà precise nel difendere da certi effetti della elettricità. Ok? La cosa interessante è che se il lino viene mescolato con la lana, perde totalmente quegli effetti. Allora, per chiudere, poi eventualmente altre domande le facciamo dopo che ci siamo alzati, insomma abbiamo disimpegnato anche un attimo Mauro da questa impegnativa serata. Siccome sei un filologo, no? Tu già altre volte avevi fatto un parallelismo fra la Bibbia e i testi omerici, no? La cosa che mi colpisce è che noi parliamo di due origini diverse, cioè una semitica e l'altra indoeuropea. Secondo te, come, che sono due cose che filologicamente parlando proprio non è come sommare le mele con le pere, no? Cosa ne pensi di questo? Cioè, come ha potuto un testo verosimilmente più antico, penso, come la tradizione orale biblica, andare a influenzare qualcosa che poi invece appartiene alla stirpe europea? Sì, secondo me non ha influenzato. Secondo me ciascuno dei popoli ha raccontato della sua esperienza con quelli lì. Okay. E siccome quelli lì erano ovviamente uguali dappertutto, okay, e operavano negli stessi, cioè pensiamo, la guerra di Troia è più o meno coeva all'esodo dall'Egitto. Sì, okay? Esattamente, 1200 per più o meno, esattamente. Quindi ciascun popolo ha raccontato delle sue esperienze con i suoi comandanti. Okay. Siccome i comandanti sono uguali dappertutto, è normale che ci abbiano in sostanza raccontato le stesse cose. Senza copiare gli uni dagli altri. E poi l'altra domanda che ti volevo fare era questa. Fondamentalmente il tuo lavoro, più che mettere in crisi l'ebraismo, che tutto sommato mette fondamentalmente in crisi il cristianesimo e l'islam, per ovvie ragioni. Io ho sempre... Ho fatto una conferenza a Torino qualche settimana fa. Alla fine della conferenza mi si avvicina una signora, mi dà la mano, mi fa: io sono un'ebrea. E volevo dirle che lei dice esattamente le stesse cose che dice, sì, il nostro rabbino. Infatti, l'ebraismo non può essere toccato da questo, però il cristianesimo sì, e l'islam ovviamente a ruota, perché è il fratello gemello del cristianesimo. Quindi, io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che il cristianesimo semplicemente non è mai esistito, perché... È un'invenzione. Ma al di là di tutto non è mai esistito, nel senso che è una religione priva di una reale dogmatica, nel senso che cambia ogni 10 minuti. Tu parlavi di elementi della Bibbia che sono da intendere in modo simbolico e altri che invece devono essere interpretati in senso letterale, ma anche quello cambia, nel senso, adesso è recente che non esiste più neanche l'inferno, cioè ogni... sì è recente, sì, l'imbo l'hanno tolto poi, infatti, appunto, poi fino a 50 anni fa se ti suicidavi non potevi essere sepolto in terra sacra, adesso no, va bene più. Cioè, nel senso, è una religione, a mio avviso, mutaforme, che non è mai esistita e che è nata probabilmente da un processo complessissimo che ha tirato in causa un po' la filosofia greca, un po' certi elementi dell'Egitto e poi ovviamente una revisione dell'ebraismo, no? Questo avviene più o meno a partire dal 300 avanti Cristo, su per giù inizia tutto questo lavorio, infatti arrivano anche le religioni salvifiche in Europa, eccetera, eccetera. Questa intrusione del pensiero congiuntivo, secondo te quando avviene invece per l'ebraismo, specificatamente per l'ebraismo? Comunque nel periodo ellenistico. Nel periodo ellenistico. Tant'è che... Accidenti ad Alessandro Magno. No, infatti, da dopo Alessandro Magno, sì. Tant'è che nel canone ebraico non sono accettati come canonici testi che invece sono canonici per il cristianesimo, perché sono stati scritti in periodo, per esempio il libro della Sapienza, gli ebrei non lo accettano, ed è un tipico prodotto del pensiero ellenistico, okay, contenuto all'interno della Bibbia. Interessante questo. Sarebbe anche curioso osservare i fenomeni sociali, culturali ed economici tipici del periodo ellenistico
Secondo me noi stiamo vivendo un'epoca che per certi aspetti assomiglia molto al periodo ellenistico, quanto al ripiegamento dell'individuo su se stesso, sì, ad un, tutta una serie di disfacimento, lì c'era il dell'esaltazione dell'antieroe e qui c'è il disfacimento di tutta un'altra, sì, serie di strutture, sì, sì, infatti, infatti. Sì, sì. Ma anche la perdita del canone, per esempio, dell'eroicità, e la nascita dell'antieroe, per esempio, no? Insomma, sono tutte cose che secondo me sono interessanti, perché siccome all'epoca è successo tutto quello che è successo, secondo me siamo in un'epoca che sta per partorire qualcosa di nuovo e di molto interessante. Un secondo solo, per cortesia, le finiamo dopo le domande. Io voglio disimpegnare Mauro da questa serata, poi eventualmente le domande andiamo avanti a farle dopo. Ti ringrazio di essere stato qui, io spero che tu tornerai, insomma, anche un altro anno. Grazie infinite di tutti.